Radio 337, adesso che trasmette, e se l'ascolterai non te ne pentirà, vieni su, che manchi solo tu. Ci dà le informazioni per i nostri problemi di questa pandemia che non va più via. Vieni su e di la tua anche tu, perché questo governo è un anno che sei fermo e non pianti più. Con le manifestazioni per risolvere i problemi, sulle piazze gli inviati che ci tengono informati. Vieni su, che manchi solo tu. Con questo nuovo decreto sono sicuro andiamo tutti ed Amazon. Allora ascolta 337 ogni volta che trasmette, ed è sicuro sai che non ti annoierà. Vieni su, che manchi solo tu, perché questo governo è un anno che sei fermo e non pianti più. Vieni su, che manchi solo tu. Vieni su, che manchi solo tu. Con questo nuovo decreto travaglierò le non so e da Amazon. Secondo, il terzo fino al sesto braccio e la macchina parte. La velocità del volo acrobatico viene testata per ore, mancano pochi giorni alla consegna. In questa azienda di Altavilla Vicentina vengono prodotte le attrazioni più famose dei parchi divertimento che stanno riaprendo in tutto il mondo. L'altra andrà in Turkmenistan, fatta da noi, molto adrenalinica. Questo pezzo andrà negli Stati Uniti, in Iowa. Si lavora a pieno regime in vista delle riaperture in Italia previste per luglio, già partite in Inghilterra, Cina, America. Questa è Coney Island. Lei è appena rientrato dagli Stati Uniti. Ed è stato un grande successo vedere la gente, il desiderio che hanno di divertirsi. Speciali vernici, controlli e sanificazione per garantire la sicurezza in tempo di pandemia. Così riparte la grande industria del divertimento. Questo qua è un centro giostra. E sarà tutto decorato interamente a mano. Sì, questo è già un messaggio di speranza, creare delle cose belle, no? In quest'area si progettano nuove macchine per un mercato che oggi dà segnali di ripresa. C'è voglia di divertirsi, c'è necessità di divertirsi. Quindi questo è un settore su cui si sta in qualche modo investendo a livello mondiale. Disney, Universal, i grandissimi parchi hanno già piani di sviluppo per il 2022-2023 cambiati dopo la pandemia, con una previsione di crescita superiore rispetto a quella del passato. Sorridere significa effettivamente tornare alla vita. Questo era un servizio che è andato in onda stasera nel TG1, Walter? Perché... Certo. Perché l'ospite di stasera a Radio 337, la radio dello spettacolo viaggiante, è Alberto Zamperla. E quindi bisogna dire un bell'ospite anche questa sera. Un grande ospite anche questa sera, sì. Dobbiamo ricordare la grande manifestazione che c'è stata questa mattina. In varie città italiane, che hanno praticamente sono partiti da Legnano, sono andati a bloccare, rallentare diciamo il traffico tangenziale di Milano. Dai. Poi sono andati a Firenze, c'è stata un'altra sezione romagnola che è andata a Bologna e poi penso anche nel Veneto. Comunque di questa manifestazione ne parleremo prossimamente direttamente con i partecipanti. Intanto facciamo i complimenti a tutti quelli che hanno partecipato. Che questa sera purtroppo dovevano venire, ma sono arrivati veramente a casa tardissimo. Certo. E allora insomma anche loro un po' di riposo, meritato. Se lo merita. Ci colleghiamo con Modena dove c'è Johnny. Ciao Johnny. Ciao ragazzi, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori per una puntata veramente eccezionale. Abbiamo portato un ospite che niente po' di meno dalla RAI, mentre stava facendo il telegiornale, non l'avevamo già preparato prima. Siamo arrivati in anticipo anche sulla RAI. Cosa ci vuoi un altro fare? Ospite internazionale comunque, Penso proprio che... Bisogna dirlo.
senza togliere niente agli altri, penso che sia il top che possiamo portare noi nel mondo, perché partendo da Coney Island a tutti i parchi che ha fatto lui, addirittura da Abu Dhabi, a tutti quelli che ha creato anche in Italia con l'ultimo che ha fatto, che è il Luna Farm dove c'è Fico a Bologna, sia una delle poche realtà che possiamo vantarci di dire no, ce li abbiamo solo noi. Certo, quello è una nostra eccellenza, eh? Esatto, esatto. Il polo reggiano, questo è il polo Veneto, Treviso e dall'altra parte. Però sono d'accordo che questa sera veramente abbiamo a che fare con un personaggio molto eclettico, che è partito anche lui come tutti noi, diciamo, lui non si nasconde, anzi, lo vuol dire, è partito addirittura dal circo ed è arrivato ad essere il creatore dei parchi al mondo. Praticamente c'ha il cellulare diretto con il sindaco di New York, lui. Non è che glielo chiede a quello lì di fianco se c'è da spostare una macchina, chiama addirittura il direttore. Vabbè, ascolta, non lasciamolo più aspettare, che è già diversi minuti che è qua sotto. Fallo pure entrare, okay. Per l'amor del cielo. Io volevo condire un po' di più la sua persona, ma penso che ne abbiamo dette abbastanza. Buonasera, signor Alberto Zamperla. Buonasera Alberto. Grazie di avermi avuto nella vostra trasmissione. Ecco. Grazie a lei che partecipa. Piacere tutto nostro. Marco, è l'umiltà dei grandi. No, il fatto è che Memo profeta in patria, cioè riconosciuto in patria, per me è un grandissimo onore, perché a New York ho preso premi in giro per il mondo, ma anche che l'Italia riconosca quello che faccio mi fa un grande piacere, un grande onore. Certo. Cioè, vorresti già polemizzare il fatto che qua in Italia non si riescono a fare le cose come nelle altre parti del mondo? Non l'ho detto, per piacere, non mi fare dire cattiverie. È il solito semina di zania, eh? No, Alberto, ti avverto che il Johnny con queste domande è pericoloso. No, ma sapete, purtroppo in Italia c'è il partito del no, indipendentemente da quello che tu vuoi fare. Ho tentato di farlo a Vicenza, ho tentato di farlo a Maranello, ho tentato di farlo a Venezia, ho tentato di farlo lì, ma sempre ho trovato grossi ostacoli e ci ho smenato parecchi soldi sopra. Ecco, e invece fastidio. Mi hanno a New York e dovuto il supporto della municipalità. Che differenza. Se venite a trovarmi in ufficio troverete foto mie assieme con il sindaco che ha firmato e che ha messo il timbro del sindaco di New York, ma già recentemente quando l'abbiamo aperto ci hanno potuto riaprire, e se guardate oggi sul Corriere della Sera c'è una dichiarazione del sindaco che dice che dal 1° luglio la città tornerà normale, non ci saranno più benissimo. Beh, è una buona notizia anche un po' per il mondo intero intanto, ma soprattutto per gli addetti ai lavori del nostro settore è già una speranza in più. E vi posso dire, per dare ancora più speranza al nostro settore, che quando ho aperto il parco, io sto on the floor, sto sul pavimento, guardo la gente e vedo come si divertono, vedevi la gente contenta di venire a divertirsi, tanto che la spesa media pro capite è aumentata del 30%, io ho voluto poi verificare se era soltanto la fortuna mia, ho chiamato degli altri proprietari di parchi in giro per gli Stati Uniti e in genere si è verificata la stessa cosa, la gente ha voglia di uscire di casa, ha voglia di venire a divertirsi. Ha voglia di dimenticare questa pandemia. Bene, benissimo. E io ritengo, se mi lasciate ancora un istante, il stare, divertirsi, fa sì che noi aiutiamo il nostro sistema immunitario. In questo momento qui, dopo essere stati a casa, fa bene venire a divertirsi. È una cosa che i nostri politici devono capirlo, devono far sì che stiamo facendo del bene alla gente quando vengono a divertirsi da noi. Quello è vero, il relax e il divertimento che bella. Toglie i pensieri aiuta molto. Bella, bella questa cosa, non ce l'avevo mai pensato. Da spingere pubblicitariamente una cosa del genere, a livello di pubblicità. Una psicologa qualificata, perché fa convegni, ha scritto libri, che lei lo afferma esplicitamente, dice che questa cosa. Ma pensate, quando siete stressati, la gente non vi dice di fare meditazione.
ma per le masse venire nei nostri parchi di divertimento, venire alle giostre, eccetera, è per loro uscire dal day by day, una giornata di divertimento. E poi anche adesso ricordiamoci che ci sono internet, tutte quelle cose lì, ma le fai da solo. Tu al parco di divertimento, alla fiera, sei assieme con i tuoi cari, con i tuoi amici, di condividere la cosa. Quanto bello è, quanto importante è. È vero, verissimo. Quello che facciamo. Noi portiamo benessere morale alla gente in giro, oltre ad essere noi dei grandi lavoratori. Esatto, speriamo che questo ci apra di nuovo un orizzonte un po' più roseo di quello che si è prospettato nell'ultimo, che si è palesato nell'ultimo periodo, via. Speriamo che questo sia un aiuto anche psicologico e anche finanziario per noi, perché un anno fermi è stata dura, ed è ancora dura, Noi non abbiamo ancora ricominciato. Se voi mi mandate una vostra email, io vi mando questo scritto che ho ricevuto da questa psicologa, che dovete portarla nei comuni dove andate e far vedere. Cioè, ragazzi, noi portiamo benessere alla gente. Certo, certo, te la mandiamo la mail. Che sarebbe una bella cosa. No. Te Marco hai detto la mail, invece lui in americano mi pare abbia detto mail, però come ha ripetuto ha preso l'accento americano più che veneto. Adesso se mi lasciate parlare, vi voglio raccontare la sua storia, perché è andato a finire in America. Partiamo da dove dobbiamo partire. Noi ci togliamo un attimo, Alberto. Allora, vi lasciamo solo voi due, ok? Va bene. Alberto, partiamo dall'inizio. Tu parti col circo, il nonno partono col circo. Raccontaci un po', anni. No, è il mio bisnonno. Tuo bisnonno addirittura. È partito con il circo. Non so come hanno fatto a fare gli spettacoli, perché hanno avuto 11 figli. Uno di quelli mio nonno Umberto, il quale, trovandosi con una famiglia così numerosa, è andato a Parigi e i francesi erano più avanti nel settore cinematografico. Comprò un proiettore, mise su una baracca, tanto che noi siamo, i Zamperla, siamo tra i pionieri del cinema in Italia. Poi, dai francesi che sono più avanti, prima della Seconda Guerra Mondiale, gli americani entrano nel settore cinematografico, naturalmente hanno grandi mezzi, tecnica, CinemaScope, Technicolor e una massiccia produzione cinematografica, al che cominciano ad essere i fatti cinema fissi. Mio nonno, che è stato un intraprendente persona, innovatore, probabilmente gli piaceva troppo viaggiare, quando lo hai nel sangue, non si è fermato, non ha detto no, mi fermo, metto su un cinematografo in una città, e ha continuato. Naturalmente le cose... Fammi capire. Praticamente portava il cinema di città in città? Esatto, alle fiere, andava alle fiere col cinematografo. Col cinema? Esatto. E questa mi è nuova, questa mi piace. La famiglia ne avevamo 4 cinematografi, e per risparmiare, no... Mio padre, in motorino, portava le pellicole da una parte all'altra, il primo e il secondo tempo. Mi sembrava anche ovvio. E qui stiamo parlando, allora, signor Alberto, di che anni più o meno? Prima della Seconda Guerra Mondiale. Cioè eravamo tra il 15 e il 40. Esatto. E c'era già questa tecnologia? Esatto. In Italia, viaggiante addirittura. Viaggiante. Perché allora non valeva la pena avere un cinematografo fisso, perché non aveva sufficienza pellicole. È una questione proprio materiali, tecnologica. Poi, come ho detto, intervengono gli americani, grande produzione, e cominciano ad essere quindi cinematografi fissi nelle città. Mio nonno perde il treno e allora interviene mio padre nella famiglia, siamo già dopo la Seconda Guerra Mondiale. Che cosa fa lui? Comincia a costruire le attrazioni per la famiglia. La prima che ha costruito per la famiglia è stata una chenille. Poi, tipo quelli di adesso, via. Poi ha fatto gli autoscontri, i padiglioni, e per lavorare si è fermato. Mia madre è di Vidor, un paesino vicino a Cernaglia della Battaglia. Quindi d'inverno, per riparare le attrazioni, eccetera, si fermava dai Bertazzon, dai fratelli Bertazzon. Conosco la località. Piccoli. Praticamente chi li ha portati nel nostro settore è stato mio padre. Poi comincia ad avere le idee, perché non costruire... Allora, le sue attrazioni
boom italiano degli anni 60. Il dopoguerra, diciamo così, finita la guerra c'è il boom delle attrazioni. E lui si mette a costruirle. Che cosa succede? Che anche le fiere, c'è il boom economico italiano, le fiere vanno meglio, ci sono più soldi in giro. I colleghi di mio padre cominciano a dirgli: perché non fai un'attrazione come la tua anche per me? Ecco come nasce. Il motivo che ci siamo fermati a Vicenza è perché a Vicenza mio padre aveva trovato una fabbrica di fibra di vetro. Non so se lo sapevate, ma a un tempo le carrozze degli autoscontri, eccetera, erano fatti dai battilamiera che col martelletto piegavano le lamiere e gli davano la forma. Mm-hmm. Grandissimo vantaggio, la fibra di vetro, fai lo stampo. Più leggero. È andata una grandissima invenzione, per una grande utilità. Poi facciamo i tori, i punjinball, le mini avio, gli autoscontri per bambini. Cioè prendiamo, mio padre prende l'idea delle attrazioni da adulti e le fa per bambini. Successo mondiale, esportiamo in tutto il mondo. Questo è già Antonio, perciò siamo già una generazione più bassa. È stato lui il fondatore e lui l'ideatore, eccetera, di tutte queste attrazioni qua. Poi mio padre ha sempre avuto il pallino degli Stati Uniti d'America. Intanto aveva fatto 5 figli, io sono il più vecchio, e mi fa: tu a caso, tu ti pigli e vai in America. E va, ecco, qua, ecco perché dico allora, l'americano, perché in America? Perché la passione per lui era di poter sfondare sul mercato americano. Era il mercato più organizzato, fiere, giornali, eccetera. C'è un'associazione che si chiama International Association of Amusement Park e fanno una fiera che è la più fiera più importante al mondo. E quindi mi manda in America. Ecco, a che età qua più o meno? Quanti anni avevi? Allora, naturalmente ho fatto il militare, artigliere da montagna e con grande onore, guarda, supremo. Infatti io non manco una adunata, che è la seconda domenica di maggio, e lo spirito di corpo, il senso dell'onore, sono cose fondamentali. E mi hanno insegnato anche con i miei dipendenti, sto con loro, cioè ho imparato tanto dal servizio militare ed è un peccato che non lo facciano più come si faceva una volta. Perché il senso dell'onore, il senso del rispetto, il senso della disciplina è una cosa importante. Chiusa la parentesi, partiamo per l'America. Io dico, tenete conto che io ho fatto il 68, quindi come idea che siamo tutti uguali e tutte queste cavolate qua. Arrivo in America e mi accorgo che siamo diversi. Abbiamo gli stessi diritti, ma abbiamo cultura diversa, gusti diversi. Infatti si vedeva il mio carrello quando andavo a fare la spesa, che era completamente diverso da tutti quanti gli americani nella fila. Poi devo cominciare a vendere. Che cosa faccio? La gente, quando io andavo a trovare i visitatori, a parte le ore che ho fatto di camera, di anticamera all'inizio, no? Perché chi è che mi conosceva? Mi domandavano: che referenze hai? Cavolo, se nessuno mi compra niente, come faccio a avere le referenze? No? Quindi a un certo punto un cliente che mi era più simpatico degli altri, più onesto, gli dico: io ti porto qui un'attrazione, tu la usi, mi dai il 50% dell'incasso dell'attrazione. Scusate se lo dico, in America lo puoi fare perché hanno una contabilità esattissima, quante persone salgono, eccetera. Perché sul fisco, ricordiamoci che non si scherza, Al Capone che ha ucciso N persone, però l'hanno messo dentro per frode fiscale. Quindi una cosa che non si scherza in America. Bene, questo qui, contento dell'attrazione, gli incassi che ha fatto, addirittura mi ha dato quindi i numeri di quanto faceva e abbiamo iniziato a vendere in America grazie a questa persona che ci ha sponsorizzato. Perciò di che attrazione stiamo parlando? Una mini avio. Una mini avio? Mini avio. E noi la chiamiamo la parecchina. Sì, sì. Che vale poco, oh, via per noi. Pensate che poi ho imparato una cosa, l'after sales service, il servizio post vendita, perché ho avuto dei clienti che sono venuti a vedere il magazzino che avevo, dove tenevo le giostre, eccetera, a controllare quanti pezzi di ricambio avevo per la macchina che volevano comprare. Ah. E quindi poi, quando io sono ritornato in Italia, ho sviluppato
quello che io chiamo l'interprete culturale, perché in giro per il mondo ho capito che non siamo tutti uguali, abbiamo gusti, culture diversi. Quindi in tutte quante abbiamo sedi, Brasile, Emirati Arabi, Cina, Russia, Filippine, e ho sempre messo un italiano che io chiamo l'interprete culturale, che fa capire le differenze che ci sono tra la nostra mentalità italiana, veneta, e la loro mentalità. Quindi per essere più vicino ai miei clienti e capire la differenza che c'è tra noi e loro. Abbiamo curato il servizio, after sales, perché l'americano con la questione dell'assicurazione, della product liability, se tu, il cliente ti cambia un pezzo della giostra, non è più quello originale che tu gli hai venduto, tu gli dici allora te terangi, adesso non hai più diritto al mio servizio, e se succede qualche cosa non sono più io responsabile di quello che succede, ma perché tu l'hai modificata. Raccontami una cosa che mi sembrava di aver capito. Questo passaggio in America è stato indolore o è stato, insomma, hai avuto qualche problema all'inizio? Hai appreso... Avevo paura di finire i soldi che mio padre mi aveva dato. Raccoglievo, quando caricavo i container, raccoglievo i cartoni, lo spago per riusarlo quando dovevo rimandare via le attrazioni. No, quello che ti volevo chiedere io, hai lasciato qualcosa in Italia quando ti sei spostato là? No. Ecco. No. Affetti, sentimenti, vita, no. Mi sono sposato e ho portato mia moglie in America e mi ha seguito fino lì, anzi mi è stato un grosso supporto. A me piace lavorare e devo dire che è la mia passione. Poi in America è stata la mia cultura. Quando poi sono ritornato in Italia, quello che ho imparato in America, il marketing, l'immagine, per poter vendere noi in America, questa fiera che vi ho parlato, prendiamo lo spazio più grande e mostriamo, perché in Italia bisogna stare attenti, se dimostri che hai degli uffici troppo lussuosi, pensano che tu guadagni troppo. In America invece la loro mentalità è questo ha successo e quindi questo è bravo, e quindi a me piace comprare la roba da uno che è bravo, che ha successo. E quindi in America lo stand più grande, più bello, eccetera. Infatti, se ieri e oggi abbiamo avuto il telegiornale che ha fatto un servizio su di noi, abbiamo curato anche molto l'immagine aziendale, quindi di essere sui giornali, di farci vedere, eccetera. Perché l'abbiamo ritenuto, noi lavoriamo con Disney, siamo i maggiori fornitori della Walt Disney in giro in tutto il mondo. Universal, tutti quanti i grossi parchi, non c'è parco al mondo dove noi non abbiamo attrazioni. Qui lo dico e lo nego contemporaneamente perché non è ciò che a qualcuno non piace. Abbiamo realizzato 3 parchi di divertimenti in Corea del Nord. Con il dittatorino là? Il presidente Yong Kim Jong, mi raccomando. Presidente, come si chiama? Yong Kim Jong. Yong Kim Jong, presidente. Quando lui è uscito per inaugurare un parco a Pyongyang, nei giardini di Pyongyang, lo accompagnava l'attaché commerciale dell'ambasciata britannica, il quale gli ha scattato delle foto su una nostra attrazione, in cui si vede anche il simbolo della zamperla, che ha fatto il giro del mondo. Gli americani a dirmi, Alberto, te potevi, dato che era una macchina che faceva il giro della morte, non ti potevi mica molare gli affari di sicurezza. No, vada a far fuori. Ci mancherebbe. E allora inizialmente non c'erano le sanzioni, potevi vendere in Corea del Nord le giostre. Dopodiché hanno proibito la vendita anche delle giostre in Corea del Nord. Astia. Allora, rifacciamo un passo indietro, Alberto. Quando tu sei approdato in America, l'idea di rifare questo Coney Island, da dove è partita? Cos'è nato? La molla. Ecco, il sindaco Lundberg è partito con una request for proposal, una richiesta di offerta, perché il quartiere di Brooklyn, dove è Coney Island, è il quartiere con il più basso reddito e il più alto tasso di disoccupazione. A Coney Island noi assumiamo in stagione 1200 persone e abbiamo realmente
in quella zona di Coney Island che avrete visto i film, I Guerrieri della Notte, era degradata. Alla sera c'era da aver paura e noi l'abbiamo bonificata. Sono arrivati investimenti, ristoranti, caffè, abbiamo rivitalizzato la zona. E ho una bellissima lettera dal comune di New York in cui ci ringrazia per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Ottimo. L'occupazione che abbiamo e anche tasse che la municipalità riceve. Cioè, dimmi una cosa, che è un aneddoto che tu mi hai detto, ricordamelo perché altrimenti me lo dimenticherò. Da dove nasce la parola Luna Park? Luna Park nasce da Coney Island. Sono stati due ingegneri che hanno realizzato nel 1903 il Luna Park. Avevano letto il libro di Giulio Verne, il viaggio sulla Luna. E quando arriva sulla Luna, che cosa hanno pensato questi ingegneri? Trova il Luna Park. Contemporaneamente Edison aveva inventato le lampadine a incandescenza ed era ricco di lampadine. E infatti noi ci siamo ispirati molto. Quando siamo arrivati a Coney Island, la gente del posto ce l'aveva un po' con noi, abbiamo avuto proteste, perché pensavano che noi snaturassimo la natura di Coney Island, portassimo le attrazioni come Disney o altre cose di questo genere. E noi ci siamo ispirati a Coney Island e come era, infatti abbiamo ripreso il portale dello stesso stile, con le lampadine, eccetera. Infatti c'è un articolo del New York Times in cui dice «Renewed but preserved». Cioè, noi italiani non vogliamo imporre la nostra cultura, ci adattiamo dove andiamo, nel luogo dove andiamo, e lavoriamo fianco a fianco con i nostri clienti. Questo è dovuto al nostro successo. Hai fatto una bella panoramica del personaggio, adesso ti faccio entrare un altro personaggio che tu conoscerai bene. Buonasera Michele Zamperla. Buonasera a tutti, ciao Alberto. Come stai Alberto, tutto bene? Benissimo, benissimo. Io sto ascoltando quello che stai dicendo, cose che ne abbiamo parlato già altre volte, ma sono sempre veramente tanto interessanti. Ma questa è una storia vera, Michele. Ma non solo una cosa vera, noi stiamo parlando di storia del nostro lavoro, della nostra generazione, ed è una cosa importante, che ti crea una soddisfazione veramente di far parte di questa famiglia, è veramente importante, insomma, ecco. Perché sono orgoglioso di essere un Zamperla e sono orgoglioso anche di avere come cugino Alberto, perché è una persona veramente molto importante. Hai notato che abbiamo il marchio di fabbrica? Guarda, io la possetta. questa è un marchio di famiglia, che abbiamo. Certo, allora, certo. Vi interrompo un attimo, datemi i due rami di parentela. Allora, Alberto, mio nonno era Umberto il nonno, che ha sposato... mentre Michele, aspetta un attimo perché io qui ho l'albero genealogico. Adesso ti spiego. Vi spiego questo, non so se si vede. Vediamo, sì, si vede la famiglia, storia della famiglia Zamperla. Esatto, un libro che ha fatto Alberto, che ha fatto lui, l'ha fatto fare. Hai fatto te, Alberto, questo libro? No, non lui, l'ha fatto fare perché l'ha fatto tramite una persona che ha fatto una ricerca di laurea, sì, una tesi di laurea che aveva fatto sulla cinematografia. Dopo era stato, vero Alberto, correggimi? Poi, era stato un nostro impiegato è andato a controllare, perché fino che ci sono le chiese e le sacrestie, il certificato di morte, il certificato di battesimo, e quindi riesci a risalire ai tuoi avi, però arriva soltanto fino ai tempi della Rivoluzione Francese. Quando sono arrivati i francesi in Italia, hanno bruciato tutte le chiese e le sacrestie, quindi hai soltanto fino al 1700 qualche cosa che sono riusciti a risalire. Allora, Umberto, Antonio, Alberto, mentre Michele, so che c'era tuo padre Emilio. Sì, c'era mio papà Emilio, che avevo mio nonno che era Angelo, giusto? Tra cui aveva il fratello. Lo dovete dire voi. Sì, no, sto leggendo l'albero, guardami. Ah, l'albero genealogico. L'albero genealogico, dunque,
Vediamo se si vede qualcosa, ma insomma è un po'... No, non ci riusciamo, ecco, no. Non è così semplice. Dicelo tu che ti crediamo. Eh beh, sicuramente, ecco. Io, allora, mio papà si chiamava Emilio, mio nonno si chiamava Angelo, che aveva dei fratelli, tra cui Ferruccio, Angelo, Emilio, Luigi e Umberto, che sarebbe il nonno di Alberto. Il nonno di Alberto. Di Alberto, esatto. Allora sarebbe mio nonno era fratello di suo nonno. Oh, ok, adesso ci siamo, abbiamo ci capito. Siamo insomma in qualche po'. Insomma, ecco. No, perché dopo ho chiesto ad Alberto, ma mi hanno detto che siete parenti che col cavaliere. Esatto, perché insomma. Mio nonno ha sposato una cavaliere. Oh, il famoso Umberto ha esatto. sposato una cavaliere. Esatto. Ecco che allora esatto. i cavalieri che ci sono nel Veneto sono vostri parenti, sono i vostri esatto, cugini. Sì. Erano ecco. primi cugini di mio padre. Ecco, fammi capire, Michele, ascoltami anche te, sì. dammi la mano perché io ti sto cercando. Allora, qua c'è scritto che Umberto, che è nato nel 1883, mi pare, è morto nel 1961, conosciuto da tutti come Berto o Giuseppe, si faceva chiamare così, si faceva chiamare Alberto però. Lavorò al circo e poi ebbe un cinematografo ambulante. Dunque questo è scritto proprio nell'albero genealogico. No, quello che io voglio capire, in questa dinastia, che ha detto che erano in 11, eravate in 11 Alberto? Sì, mio nonno aveva 11 fratelli e sorelle. Era questo che io volevo capire. Chi è che ha preso il via di andare e invece quello che è rimasto di fermo? Chi è che ha preso il via? Da dove è nato? Chi è stato che ha detto no, io sto qua e faccio le mie fiere, metto i pari, invece io no, io mi metto a costruire. Beh, mio nonno è stato Umberto, un momento. È stato lui che è andato a Parigi e ha comprato tra i primi proiettori costruiti dalle officine Pathé, quelle che poi sono diventate le Pathé Philippe, e che ha portato il cinema in Italia. Infatti, la nostra famiglia, ci sono dei libri che parlano dei pionieri del cinematografo in Italia, ci siamo nominati anche noi. Ah, questa la sapevi Michele? No, beh, ma no, questa no, ma sono tante cose che non è che si possono sapere tutto. Ma no, dico, ma sai già cosa è successo? Rimango, che io poi a 20 anni mi hanno spedito in America, quindi ho perso anche i contatti con i parenti e con tutto quanto, quindi ho perso tutte le mie relazioni che avevo creato, le amicizie con i cavaliere, eccetera. E quindi mi sono desmentegato un po' di robe. So che però allora, mi raccontavi tempo fa, mi raccontavi che quando eri ragazzo a Vicenza andavi nel treno fantasma con mio papà, ti nascondevi dentro alla giostra. No, tuo padre mi prendeva e ero lì che facevo con la scopa sulla testa alla gente. Alla gente eri dentro il mestiere. Eravate no. ragazzi, insomma. Michele, un particolare che mi diceva lui, addirittura lui andava a comprare i gettoni, voleva andare a comprare i gettoni. Dal gran che si è sentito fuori. E invece Alberto, com'era la situazione? Tu sei tornato e hai trovato un altro mondo rispetto all'America dopo che sei stato là. E ho dovuto, e mi sono impegnato a far sì che quello che avevo imparato in America, immagine aziendale, after sales service, distribuzione in giro per il mondo, ho creato uffici in tutte le parti del mondo. Ho detto, voglio fare come la Coca-Cola. Ho un prodotto e questo prodotto lo voglio diffondere in tutto il mondo. E così è successo. Infatti la differenza che c'è stata dalla conduzione dell'azienda che ho fatto io rispetto a quella di mio padre è che ho portato l'azienda realmente in tutto quanto il mondo. Mm-hmm. Ottimo. Mentre lui era un grande tecnico, un grande conoscitore delle attrazioni, delle giostre, lui è meglio di un ingegnere nel farle, nel costruirle. Io non ho quelle caratteristiche lì, però ho delle caratteristiche da commerciale. Sono un buon commerciale. Imprenditoriale. Allora, Michele, fagli una domanda a te che poi dopo lo porto ai giorni nostri e ci raccontiamo che cosa è successo anche oggi il nostro campo che sta veramente passando un bruttissimo periodo. È una cosa che veramente... Adesso te, che sei arrivato, sei il cugino. Cosa gli chiederesti a lui, visto che te invece ti sei fermato in quel di Treviso, no?
Beh, io non è che mi sono fermato in quel di Treviso, io giro ancora, giro con la giostra ai cavalli, non giro più nei parchi, cerco di cavarmela in qualche modo, ma purtroppo con questa situazione negativa che è per tutti, è stata negativa anche per noi, perché siamo in un momento difficile, difficile veramente per tutti, insomma, ecco. Cosa devo chiederci, Alberto? Alberto è un personaggio importante, perché veramente quello che ha fatto è una cosa unica. No, chiedo... mi aspettavo che tu gli chiedessi, ma perché non ci hai chiamato anche noi quando hai fatto tutto quello che hai fatto? Ma guarda, quello che ha fatto l'ha fatto sul posto dove l'ha fatto, e ritengo giusto che abbia preso le persone sul posto, come è giusto che siano. È inutile chiamare delle persone dall'Italia per venire giù, anche perché dai un incentivo alle persone del posto, del luogo, di poter lavorare. Questo è molto importante. Non è che può chiamare gente dall'Italia a venire a lavorare di là, insomma. Ecco, questo l'hanno fatto tutti, no, Alberto? Io penso ai tempi degli immigranti che non sono andati in America, hanno chiamato tutti i parenti, non so, o mi sbaglio? Ma è diverso chiamare i parenti. Qui hai bisogno, vivi in un mercato molto efficace ed efficiente, quello americano. Devi prendere gente, come ha detto Michele, del luogo, perché gli dai da dormire, dai da mangiare, cioè sì, è l'urgente, e devi adattarti alla cultura americana. Esatto. Ti ricordi quello che ti ho detto all'inizio, che quanto c'è stato il mio scontro culturale di capire quanto che ritenevo che eravamo tutti quanti uguali? No, abbiamo gusti e culture e educazioni completamente diverse. E quindi ti devi adattare nel luogo dove lavori. E questo questo mi è servito molto quando poi sono andato in Cina, ho aperto la filiale in Cina, nei paesi arabi, in Sud America. Allora Michele, la faccenda si ingrossa, perché se io a trovare il cugino in America, poi si è andato. No, ma non è neanche mica detto che, provando così tante volte in tutti questi posti che ha provato, perché Alberto ha provato a mettere parchi un po' da tutte le parti, diciamo quasi d'Italia, che prima o poi non ci sia un buco e che magari entriamo qualcuno di noi, ma in Italia però, ecco. Vedi subito, Michele, come dire, fermo, io in Italia. In Italia, come diceva prima, perché bisogna mantenere anche le tradizioni del personale del posto e tutto un anche psicologicamente la gente sa quello che ha a che fare con le persone del posto, hai capito? Perché prendere un italiano, portarlo là, ragiona da italiano e magari ragiona sbagliato, come ragionano magari con una testa diversa da un scusate, americano. Ma capite anche quando io dico al sindaco di New York, alla comunità di New York, che assumo 1200 persone localmente. Sì, ho una certa forza. Questa è la potenza, questa qua. Certo. Sì. Ascoltate, voi che siete Zamperla, io vedo i commenti intanto mentre parliamo e si aggiunge gente su gente che pian pianino capisce che la puntata... E io saluto tutti come occasione di qui c'è una persona che si chiama Virna Zamperla e dice ciao Michele, ciao Alberto. Questa invece di quale ramo è? Visto questa che è la figlia di Mirio Zamperla, un altro cugino. Sì, un altro cugino di mio papà, Mirio Zamperla. Io me lo ricordo, il primo Tagadà che è venuto a Modena nel 78. Era lui? Sì, penso di sì. Adesso non mi ricordo. Allora, lui. Alberto, aiutami. Mirio chi sarebbe per te? Forse allora, più bravo Michele di me. Ma guarda, io più bravo... io più bravo non è che sono tanto più bravo. Io sto leggendo qua... vedendo se riesco a trovare. Allora, abbiamo... Penso che questi qui, Mirio, eccetera, erano cugini di mio padre. Sì, allora, ed erano tre fratelli. E da quello che mi ricordo io, quando noi abbiamo smesso di girare con gli autoscontri, abbiamo dato a loro le nostre piazze. Mi sembra... Allora, Mirio con Oliviero sono figli di Ferruccio. Che Ferruccio... allora sì, sono loro. E che Ferruccio era fratello di mio nonno e fratello di Umberto, nonno di Alberto. Alberto. Esatto. Hai capito? Lavoravamo bene assieme, tanto che mio padre, quando ha smesso di girare e si è fermato a costruire giostre,
ha passato le piazze a quei tre fratelli, a loro. Allora, ci fermiamo un attimo perché abbiamo già fatto una bella chiacchierata, quarti d'ora, perché il nostro direttore della radio, che voi sapete che è Marco Sforzi, mentre io lo saluto, che prima non ho fatto tempo a salutarlo, Marco, e lui vi ha preparato un montaggio, sempre di Alberto, di quelle foto che ci ha mandato, con un altro video. Se ce li metti su, Marco, noi Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Vi posso salutare? I'm just a no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man. Gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Ramifico. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from the poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Get him, go! Bismillah, we will not let you go. Get him, go! Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go. We'll not let you go. Let me go. No, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me.
Però ne ha fatte di cose, questo signore. Ne ha fatte tante, tante, Alberto. Non so, è uscito, perché avevo sentito che aveva un impegno questa sera, che doveva andare a portare una persona fuori a cena. Sì, beh, ma non lui so se quello c'è che ancora... doveva... Adesso se rientra... io volevo rimanere con te alla fine, perché con te parlavamo di che cosa? Parlavamo di quello che è successo invece oggi. Visto che i nostri invitati, inviati, hanno detto che probabilmente sono arrivati in ritardo, sono stanchi da quella che è stata la manifestazione di oggi, con la quale invece si è dimostrato un'altra volta la categoria unita. Dopo tanto siamo riusciti anche noi a farci vedere, forse con un po' più di grinta, chiamiamolo così, un po' più un messaggio un po' più pesante. Non so se tu hai visto qualche cosa, hai letto qualche cosa. Guarda, io ho letto qualcosina, ho visto, sì, la manifestazione è stata fatta anche qui nel Veneto, c'è stata la presenza all'inizio, nella partenza anche del sindaco di Treviso, il quale appunto avrebbe anche confermato che alle Fiere di San Luca quest'anno può darsi che facciano anche una settimana in più, ed è una cosa positiva, insomma, ecco. Però sai, dal dire al fare c'è sempre in mezzo il mare. Hai capito? Ecco. Beh, però ci abbiamo tentato. Lei sì, no, senti, no, è stata una cosa molto, molto positiva. Ed è utile, positiva. Leggi qua questo Vladimiro Pozzi, cosa dice? Ricordo il primo televisore Maria, regalato al papà di Alberto negli anni 57-58. Ho capito, ma Villa Maria cosa vuol significare? Io allora, la Villa Maria era una villa che. Che diciamo che era qua nel Trevigiano, a Treviso, che è stata presa, diciamo, dall'associazione dall'Agis ANSVU, che all'interno di questa villa diciamo, andavano a scuola e soggiornavano sia i ragazzi dello spettacolo viaggiante che i ragazzi del circo, dove avevano la possibilità di poter andare a scuola, insomma, ecco, di fare una scuola e seguirla un po' tutto l'anno. Sempre nello stesso posto. Ma dov'era? Treviso proprio? Treviso, qua a Treviso, sì. Cioè, questi andavano a scuola e rimanevano lì come dei convittori? Sì, esatto. Ci sei stato anche tu, hai fatto tempo a vederla? No, io no, perché mio papà ha sempre girato parecchio e ha sempre voluto tenere la famiglia unita, e io ho fatto le scuole girando, come un po' tutti quanti noi, insomma. Ecco. Senti qua cosa dice il nostro amico... Il Fabio Ferrero, la scuola dello spettacolo viaggiante, quasi tutti siamo passati. Esatto, la maggior parte, soprattutto quelli del Veneto, anche no, sono passati proprio da questa scuola, che era una scuola importante, che dopo purtroppo l'economia di mantenere questa scuola, le spese erano troppo alte e non c'è stata la possibilità di poterla tenere. Mi stai dicendo una cosa che io, pensa, io sono stato in collegio al Sacro Cuore a Modena, perché non ce n'era uno che potesse fare quello che mi ha che portava avanti il discorso dello spettacolo viaggiante. Invece tu mi dici che c'era Villa Maria a Treviso. A Treviso, sì, ma tanti ragazzi che sono stati guarda, in questo, questa dice, scuola. Era insomma, il nostro collegio di 3 generazioni. Ecco, vedi? Allora è finito proprio per motivi economici, secondo te? Sì, sicuramente. Diciamo che la maggior parte... c'erano sempre ragazzi meno che andavano, e i soldi purtroppo, sai, le associazioni, se siamo sempre in meno sulle associazioni, abbiamo meno disponibilità per poter investire, no? Logicamente, meno soldi ci sono, meno cose si possono fare. Un poco bel discorso di Scandici. Chi c'è qua, Alberto? Aspetta che sta prendendo il carburante. Buonasera. Ciao, Alberto. Il microfono. Devi schiacciare il microfono. Non si sente. Il microfono. Alberto, non si sente. Il tuo microfono. Marco è lui il regista. Il microfono. Non si sente parlare, non si sente il microfono. Il microfono. Marco, riusciamo a fargli sapere a Zampella che ha il microfono spento? È in diretta?
sento. Adesso ecco, sentite? Grazie. Sì, adesso sì. Adesso si sente. Che Villa Maria si trova a San Pelagio. E San Pelagio, esatto. Ho fatto il mio periodo, ho fatto alcuni anni a San, lì a Villa Maria. Allora raccontatemi, perché io casco dalle nubi, cado dalle nubi, come diceva Checco Zalone. Esisteva già praticamente questa scuola, che praticamente voi pagavate la retta, loro facevano dormire, mangiare, si studiava e si stava sempre lì, poi si tornava a casa tutti i giorni. Com'era? Si stava lì dei mesi. Tornava a casa a Natale e a Pasqua e il periodo delle vacanze estive. Ecco perché ha chiuso. Era una specie di collegio. Era un collegio, no? Era sì, un collegio, un collegio, diciamo, sì, esatto. Però ti dava la possibilità di viaggiare, di frequentare una scuola senza bisogno di cambiare ogni volta a seconda delle piazze dove andavi. Beh, sì, Alberto, l'ho fatto anch'io, L'ho fatto anch'io preciso finché sono diventato ragioniere, diplomato. Sono stato fermo là per 10 anni, uguale identico. E quando sono tornato ho trovato i problemi, come dicevi tu, che la cultura era un po' diversa da quella che credevi ci fosse. Per immagazzinare, assimilare la nuova vita, bisognava un po' avere un po' lo spirito di sacrificio. Eravamo arrivati, allora Alberto, eravamo arrivati ai giorni nostri, stavo parlando con Michele adesso, di quello che è successo questa mattina, però un attimino prima di arrivare a questo qua, Michele, permettimelo, con il signor Alberto, ci deve raccontare come ha fatto invece a entrare in Bologna, perché dopo tanto tu mi dici sono riuscito a fare un parco in Italia, perché a Vicenza non me l'hanno fatto fare. Dovete tenere presente che io Farinetti l'avevo incontrato a New York quando ha aperto Italy a New York. Siamo stati gli unici due che hanno avuto per l'inaugurazione del loro, lui Italy e io il mio Luna Park, che abbiamo avuto l'onore di avere come ospite il sindaco Bloomberg. Allora il console italiano di allora ci ha invitato a cena entrambi e quindi ho potuto conoscere Farinetti. Farinetti, quando ha pensato di invitarci e farci partecipare alla faccenda. Abbiamo inventato una storia, questa Luna Farm, dove l'importante nelle cose che noi realizziamo di metterci anche quello che si chiama edutainment, cioè delle istruzioni per gli scolari, per i bambini, ci sono la didattica, la chiamiamo didattica. Noi. Esatto. Edutainment. Divertendosi. Cioè il Luna Farm di Bologna perché nasce? Come mai? Nasce perché c'era fico e basta. Il fabbisogno, infatti noi avevamo più gente a Luna Farm che non dentro a fico, perché i prezzi erano un pochettino troppo alti. Ecco, Alberto, scusami se calco la mano, perché non ci stanno ascoltando soltanto quelli dello spettacolo viaggiante su questa piattaforma. Condividiamo spesso con tanta gente che proprio del Luna Park e delle giostre non ne sa niente e si collegano di volta in volta. Mi piacerebbe che mi ripetessi quello che hai appena detto, cioè il significato, perché un fico che aveva delle ideologie di espansione dai viali che io ho visto ha chiamato invece Alberto Zamperla. Perché questo per fare attrazione. Esatto, ha aumentato la forza. Vediamo che la gente lo capisca cosa vuol dire lo spettacolo viaggiante, che poi dopo sia in forma fissa o sia in forma itinerante, viaggiante, ha un valore che uno non può dire che non è essenziale. Adesso ci avviciniamo pian pianino alla giornata fatidica di oggi che c'è stata questa grande manifestazione. Ma se soltanto pensi a una cosa, gli antichi romani hanno creato un impero basandosi su due elementi, panem e circense, e divertimento. E ci credo. L'opera, guarda il Colosseo che è rimasto a Roma, era il simbolo. Cioè, dobbiamo ricordarci che quello che noi creiamo, il divertimento, e ricordatevi di mandarmi le vostre email, che vi faccio, che è importante dire che la gente si può svagare, e viene fuori dalla sua routine continua, invece di dover fare meditazione, se viene al parco di divertimenti, se viene alla fiera, si svaga ed è felice. E oltre a tutto questo, detto da una dottoressa, no, da Alberto Zamperla, detto da una dottoressa, aiuta il proprio sistema immunitario. Quando sei felice, quindi è una cosa importante il divertimento. Sono d'accordissimo con quello che stai dicendo. Quando una persona sta bene,
funziona tutto meglio e non gli vengono neanche le malattie. Ma io Johnny, non lo dico io, lo dice una dottoressa. Beh, noi lo capiamo, lo sappiamo perché abbiamo l'esperienza di queste cose. Ma guardiamo che cosa ha fatto Roma, che ha fatto con i gladiatori, con il circo, eccetera. Beh, quelli che erano dentro l'arena non è che si divertivano più di tanto. Gli altri che c'erano, che erano lì sugli spalti, sì. Erano un po' arrabbiati quella. No, che dopo il divertimento, le endorfine e quello che giustamente emettiamo in una discesa di un otto volante è quello di un vuoto d'aria, mi sembra che come si distribuisca tutto il corpo una specie di benessere, ecco, una specie assolutamente. E anche, è come una droga, via, ecco, chiamiamola così. E non ti ricordi dei problemi che hai avuto il giorno prima, delle incazzature, perfetto, che hai ricevuto, quindi quel giorno ristacchi dalla tua vita normale, dalla tua vita di ogni giorno. Questo è quello che noi diamo, e questo che secondo me anche Michele dovete portare avanti, dovete far conoscere, certo, quello che portiamo di benessere alla gente. Guardiamo le fiere di paese, quando i contadini mettevano via i soldi per quella giornata lì, che compravano il vestito nuovo e si divertivano. Quelle solite sagre che appunto venivano una volta solo all'anno, ma dedicavano un guadagno di un anno per poter andare a divertirsi, a svagarsi. E se poi pensiamo le attrazioni che noi mettiamo a disposizione e i biglietti che facciamo pagare, com'è che la gente, dov'è che troverebbero la possibilità di avere attrazioni come queste, di possibilità di salirci e divertirsi? Anche un divertimento economico che dà la possibilità a tutti di salire. Ti vorrei nella commissione interna dei Luna Park, io, Alberto. No, noi abbiamo carenza di personaggi ultimamente, Alberto, dico la verità. C'è stato un bel periodo associativo. Poi, prima della pandemia, sembrava che le associazioni non servissero niente. Poi invece ci siamo accorti che abbiamo avuto un gap proprio generazionale di un quasi 15-20 anni, che sono venute a mancare delle figure carismatiche. Adesso faccio alcuni nomi: i Zamperla, uno dei primi, i Bacondio, ti dico dei nomi che mi vengono in mente così subito, i Pareschi, l'altro live, tante persone che praticamente erano dei personaggi carismatici che riuscivano a trasmettere quello che stai dicendo tu, Alberto, alle commissioni del comune, alle personalità che le facevano intervenire alle inaugurazioni. Qui ormai, ancora un po', non viene neanche più il vigile di turno a vedere che cosa succede dentro una parte. Però mi dicevi che avevi il sindaco, te che aspettava di tagliare il nastro a Coney Island, stavi tirando via le gru dalla parte dietro, e loro erano dalla parte davanti. Senti Michele, raccontaci, no, perché per noi è un Luna Park. Abbiamo finito di mettere giù l'asfalto da ricoprire, loro erano da una parte del parco e noi finivamo le cose dietro. Abbiamo lavorato realmente per 100 giorni, ero lì con mio figlio, eravamo i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via la sera. C'era mio figlio, dato che lasciavo lui guidare, che faceva il pisolino quando trovava il semaforo rosso per tornare a New York, e allora ne approfittava di quei pochi istanti per almeno farsi un piccolo pisolino. Ma è questo qua che voglio dire. Adesso entriamo dentro. Cosa ci suggeriresti, Alberto? Perché ha una sua fisionomia. Noi abbiamo, senti, lasciami finire il concetto, poi dopo vi lascio voi due. Abbiamo l'opportunità, secondo me, dopo questa pandemia, io la vedo così, finisce la guerra, tu mi hai detto che c'è stato un boom economico fantastico dopo, finisce adesso la pandemia, per riprendere e rifar tornare la gente, come hai detto te, che ne hanno una voglia, mi hai fatto capire, come si dovrebbe comportare, come si deve presentare il Luna Park adesso? Avete poche giostre adesso, avete tante baracche di giochi, di questo, che sono molto più semplici. Guardate come è sceso il Luna Park, dove sono tutte quante le attrazioni che c'erano una volta. Adesso è più comodo, metto lì quattro giochi, eccetera, e me la cavo in questa maniera qua. Il Luna Park non dà più quelle sensazioni. Prima tu, Johnny, parlavi degli otto volanti, quanto bello è su e giù, che sali. Ma cambiate le attrazioni, mettete delle attrazioni nuove. Hai detto una bella parola. Allora fermati qua,
Non è semplice, non è semplice. Ci vuole, secondo me... ci arriviamo. Perché... Marco, mi puoi far partire dopo che ha parlato Michele, lo dico a Marco. Marco, dopo che ha parlato Michele, mi fai partire quel video da dove sono partite le giostre quando hanno fatto quel film con Federico Fellini. Michele, vai, è anche, tu adesso, anche, la, anche là con Federico Fellini c'è un episodio di Zamperla dove il film, La strada, non so, giusto Alberto? Ma quello lo stiamo facendo vedere dopo. Dopo riparliamo di quello. Com'è che lo chiamavano nel film? Zampano. Zampano. Riteniamo che fosse un Zamperla. Dai. Lì. Sì, no, era un Zamperla. Dai, Marco, vai col video. Esatto. Aspetta che... Ormai abbiamo perso il tempo. La tempistica. È arrivato Zampano. Vai con il video, Marco. In Italia viviamo l'arte dell'intrattenimento, del creare emozioni, con una gioia e una passione uniche. Un'arte che fin dai primi del Novecento ha intrecciato, come un filo invisibile, il mondo del divertimento, della tecnologia e del cinema, permeando per oltre un secolo la fantasia e l'intraprendenza di un'intera famiglia, la famiglia Zamperla. Ben prima che il cinema diventasse tale, i Zamperla riempivano le piazze delle città italiane proiettando immagini tremolanti con uno dei primi cinematografi della storia. E mentre da una parte l'amore per il circo e per il cinema facevano di Nazareno Zamperla il primo vero stuntman italiano, ispirando lo stesso Fellini per il nome del protagonista Zampano in La strada, dall'altra un giovanissimo Antonio Zamperla inventava le prime giostre itineranti. E da qui la storia della famiglia Zamperla vive una nuova e fantastica avventura. In pochi anni, la passione di portare nelle piazze del Nord Italia l'emozione della velocità di giostre immaginate e costruite da sé si trasforma nell'ingegno di un'azienda che crea e realizza meravigliose attrazioni per tutto il mondo. Oggi i parchi divertimento più importanti del pianeta si impreziosiscono del brivido e della bellezza delle giostre progettate e create in Veneto dalla Antonio Zamperla S.p.A. Ma quel filo sottile e invisibile, quel connubio tra intrattenimento, innovazione e cinema, è un'attrazione troppo forte per essere ignorata. Così non poteva che essere la famiglia Zamperla a dar vita alla rinascita e alla nuova gestione del Luna Park di Coney Island. Il più iconico parco divertimenti della storia. Teatro naturale dell'incontro tra l'intrattenimento delle famiglie e il cinema mondiale. Ma sei sicura che... Non è un cerchio che si chiude, ma una strada che continua. È la passione innata della famiglia Zamperla di farci vivere quegli attimi meravigliosi e intensi di distrazione e divertimento che tutti noi così tanto amiamo. Hai capito che montaggio che ci fa il nostro Marco Sforzi? Adesso allora ripartiamo con te, Michele. La ricetta, che cos'è che ci manca per fare questo salto di qualità? Non per equipararci ai parchi fissi, ma per riuscire a riprendere in mano quello che è veramente la nostra immagine. Ma guarda, non è... Mi sentite, sì? Sì, bene. Mi senti, bon. Sì, molto bene. Allora... Come diceva Alberto, per carità, avere delle attrazioni nuove, moderne è molto interessante, però purtroppo se non ci sono i soldi, le attrazioni costano e purtroppo la gente non è più come una volta che c'erano migliaia e migliaia di persone nei parchi e che si lavora come... una delle prime cose, secondo me, è creare un gruppo di persone, che ci rappresenta, gente che abbia le qualità, cioè nel senso che vada a parlare col sindaco, con gli assessori, che ci rappresenta, dunque, di cose come spiegava prima anche Alberto,
che faccia capire all'opinione pubblica, alle amministrazioni, a far capire insomma che il nostro è un divertimento popolare, indispensabile, non è un divertimento così. Noi siamo calcolati come quarta categoria, non siamo, secondo me bisogna trovare, ecco, secondo me potrebbe essere un'idea delle persone dove si possa creare un gruppo che ci vada a rappresentare soprattutto intanto nei comuni più importanti. Insomma, una volta avevamo le associazioni, come dicevi prima te, c'erano determinati personaggi, ma erano personaggi che battevano i pugni sul tavolo. Io ho fatto 30 anni rappresentante sindacale, io mi ricordo, ero un ragazzo, 18 anni, ma c'era gente che batteva i pugni sul tavolo davanti all'amministrazione e si facevano rispettare. Adesso queste cose non ci sono più. Era questa la domanda. Cosa viene a mancare? Cos'è venuto a mancare? Una delle cose più importanti che è venuta a mancare è il contatto diretto col nostro lavoro, la nostra vita, con le amministrazioni, perché noi abbiamo tralasciato queste cose qua. Ad esempio, i rapporti col comune, tu dici. Esatto, una volta in tutte le città, tutti i parchi, quasi, diciamo quelli un po' più rappresentativi, si faceva la cena con l'amministratore, con l'amministrazione, no? Con la comunale, ma non era una cena perché andiamo a mangiare, buonanotte, che bello abbiamo mangiato, non frega niente. Lì sì, in quella cena, se c'erano le persone capaci, si riusciva a ottenere determinate cose che si era fatto un programma prima. E purtroppo questo è venuto a mancare tanto. Abbiamo tralasciato delle cose che prima erano, che ci avevano insegnato i nostri genitori, almeno io ho imparato da mio papà. Beh, tu sei un tradizionalista, però il mondo è un po' cambiato, insomma. Sì, prima sicuramente. Cosa suggeriamo adesso? Perché le cose che sono state fatte per quei tempi. Sì, adesso, le amministrazioni ci sono ancora. Le amministrazioni ci sono ancora e, per carità, i problemi sono più grossi di una volta. Ci hanno decentrato dai parchi, ci hanno mandato fuori. Purtroppo problemi aumentano e non è semplice trovare delle soluzioni così. Dall'oggi al domani troviamo una soluzione. Non è facile, hai capito? No, non c'è niente di facile. Io ti ho chiesto a te perché mi sembrava giusto fare un riferimento alla giornata di oggi, che siamo arrivati, che non ci avrebbe mai pensato nessuno, siamo sinceri. No, allora, intanto ho sentito parlare Berto Claudio e ho detto io non mi sarei mai aspettato di arrivare a andare a bloccare le autostrade con i camion. Una giornata invece siamo come arrivati oggi, fino qua. Esatto, una giornata come oggi è stata una giornata importantissima che, insomma, almeno in qualche modo ci siamo fatti vedere, perché in qualche modo ci siamo fatti sentire. Anche l'altra, quella manifestazione che avevamo fatto precedente, quella non con gli automezzi, ma che avevamo fatto, che siamo andati nelle varie città, anche quella è servita comunque, che dopo due giorni avevano sbloccato dei soldi, come avevamo visto. Insomma, chissà che questa manifestazione, anche questa manifestazione, nel giro di un paio di giorni sblocchi la possibilità dei parchi di poter aprire, perché non possiamo perdere la stagione estiva perché così ha deciso di far aprire il primo di luglio. Il primo di luglio ormai qua abbiamo già mezza stagione già finita, insomma, anche perché ci sono la maggior parte delle famiglie che lavorano solo la stagione estiva. Ma quella adesso ne parliamo. Allora, in attesa che torni dentro Alberto, noi avevamo preparato un montaggio più lungo, naturalmente, perché dovevano venire altri ospiti che erano quelli della manifestazione proprio che hanno manifestato, ma sono arrivati calda tardi, stanchi e non ce la fanno, faremo un'altra puntata. Però volevo far vedere di come erano organizzati bene anche questa volta. Se Marco vuol far partire un piccolo video, perché poi ne parliamo proprio per quello che io. Io tra un pochino anch'io devo sì, andare. Sì, ti rubo ancora.
Tangenziale di Bologna, io sono l'ultimo e davanti a me ci sono tutti gli altri colleghi. Ora che li raggiungo, un chilometro davanti a me, ora che li raggiungo ci vorrà 2 ore, 3. Tutte e due le corsie rallentate. Emilia Romagna c'è, ragazzi, ci siamo. Tacchete e adesso ci fermiamo. Ecco l'altra macchina, si rallenta, passo Duomo. Dai ragazzi, anche tutte le altre regioni, forza! Siamo sui Lungarni a Firenze. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, non c'è vecchio. Eccoci qua. Ecco. Hai visto Alberto allora cosa hanno fatto i nostri ragazzi qua? Adesso sì. E penso che sia l'unica cosa che si possa fare se vogliamo avere l'attenzione degli uomini politici. Dobbiamo dimostrarlo, bloccare il traffico, eccetera. Non, purtroppo è l'unica cosa che capiscono. È vero. Michele, io dico la verità. Johnny, non ti sentiamo. Non mi senti? Non mi senti? Io ti sento bene. Non mi senti, Michele? Anch'io, Alberto, ti sento, ma non sento Johnny io. Ah, non lo so. Io sento tutti, sono fortunato. Allora, dicevo, Marco, prova a farlo uscire e farlo rientrare, Michele. Alberto, anch'io non ci credevo di arrivare fino a questi punti qua, dico la verità. Però io purtroppo sembra che non capiscano, questo è il grave. No, ti spiego perché, Alberto. Tu sei più di che anno sei, Alberto? Posso chiedere? 51 classe di ferro una volta si diceva. 51, io sono del 56. Allora, dicevo che all'inizio della pandemia non si pensava neanche di riuscire ad arrivare a Roma. Poi invece col 22 ottobre del 2020 siamo riusciti a portare tanta non gente a Roma. Sentirlo. Ti ricordi? Michele, provo a uscire e a rientrare. Allora, Alberto, dicevo che anche l'ultima volta qua ho detto, ragazzi, stiamo attenti ad andare con i camion sulle strade a voler cercare di fare dei blocchi o perlomeno portare dei disturbi, senti la parola, a quelli che vanno a lavorare.
perché quello che va a lavorare e tu lo fermi o lo fai rallentare, gli fai perdere un affare, quello ti maledice per tutta la vita. Perciò è giusto, come hai detto a te, farsi vedere, farsi notare e dare giustamente una informazione pesante che siamo, ci siamo e dobbiamo riconoscerci che c'è una, un'attività con una categoria che è ferma da un anno. Però la mia paura era quella, perché dobbiamo andare a creare dei problemi ad un'altra categoria, no, che potrebbe essere quella dei viaggiatori. Io non sento Johnny, non ti sento. Io non posso farci niente, Michele, è il nostro regista che deve farti entrare e uscire e dirti cosa succede. Ogni tanto qualche colpo arriva, c'è un problema. È un problema suo di connessione invece. Alberto, mi hai sentito bene adesso? Sentito bene. Però ecco, purtroppo era tutto lì, Italia, perché dopo sarei arrivato anch'io, ho detto vado anch'io a Montecitorio col camion, vado dentro la porta, però perché creare dei problemi ad altri? Però invece oggi ho dovuto constatare che hanno fatto un bel lavoro e sono contento che l'abbiano fatto, perché adesso non possono più dire che non esistiamo, mi sembra anche ovvio. Purtroppo in Italia, se tu stai buono, tranquillo, sei sul marciapiede eccetera, non ti ascoltano. Bisogna, e secondo me i nostri politici ne stanno approfittando. Hai visto che se ci sono degli euro per noi dopo anche il piano di Draghi? Non c'è niente. L'Italia è una nazione manifatturiera, per le aziende manifatturiere non c'è niente per poter esportare. Bastava che avessero ridotto. Noi abbiamo dagli stipendi più alti, cioè per le tasse che ci sono sopra e per il servizio che poi abbiamo dallo Stato italiano, bastava che avessero ridotto la pressione fiscale sui salari, lasciavano più soldi in tasca alla gente, che avrebbe fatto ripartire l'economia, e alle aziende avrebbero potuto esportare e diventare più aggressive sui mercati mondiali. Però forse questo non piaceva a francesi e tedeschi, che le nostre aziende diventassero più concorrenziali. No, adesso tu stai parlando di politica economica, diciamo molto più in basso, Alberto. Sì, ma però il motivo che non ci ascoltano, perché siamo un po' buoni, però il filone è sempre lo stesso. È sempre lo stesso, non ci facciamo sentire, non ci facciamo valere, e quindi popolo bue, e quindi giù bastonate e basta. Dobbiamo prendere un forcone e andare in piazza. Prima tu non c'eri e io sono rimasto a dialogare con Michele e gli ho chiesto a lui quale poteva essere la risoluzione o la panacea di mettere a posto questo sistema. Non esiste. Bisogna o fare così o altrimenti che cosa? Perché stavi parlando che ci vogliono delle attrazioni di novità, bisogna cambiare i mestieri, tu dicevi. Ma noi non abbiamo creato una filiera finanziaria che possa asservire al nostro scopo. E ci troviamo in grossa difficoltà, Alberto, grossissima difficoltà. Ma secondo te perché la gente frequenta meno le fiere, eccetera? Abbiamo perso anche i parroci che una volta organizzavano le feste, eccetera. Quindi ci sono delle ragioni, ma tu potresti far venire la gente se presenti delle cose nuove, se presenti delle novità, se presenti e li fai divertire. Ma se presenti soltanto delle baracche con dei giochi che poi possono trovare da qualsiasi altra parte, perché venire alla fiera? Ci stai già dando dei consigli, da quello che capisco, di cambiare un attimino anche quello che è proprio il parco. Ritornare a quello che facevamo una volta. Una volta, quando noi giostrai andavamo in piazza, portavamo le novità, la gente veniva e si divertiva a trovare delle cose nuove che non avevano visto prima. Senti cosa dice, però fammi rispondere da Michele, perché tu sei in un livello troppo alto, scusami Alberto. No, io sono 1,78 soltanto, sono tutta la media, dai. Fabio Ferrero dice: Johnny, le banche non ti danno nessun tipo di finanziamento per le giostre, perciò lasciamo stare Alberto, che se lui va in banca, io sono Alberto Zampella, va là, gli dicono quanti soldi vuole, gli do la banca, e invece a noi ci dicono: lei chi è? Sono uno delle giostre, e che cosa vuoi da noi? Perciò Michele, tu che hai già avuto anche qualche problemino ultimamente, lo so, no? Come hai fatto a ripartire? Ma ripartire Alberto, abbiamo dei problemi ancora
esistenziali noi. Io sono ripartito con una certa difficoltà, purtroppo, perché in questo momento con il Covid non è stata una cosa semplice, non è stata una cosa facile, dopo quello che mi è successo nel 2019. Non lo sai, lo sai Alberto cosa gli è successo? No. Mi hanno bruciato la giostra dei cavalli. Purtroppo completamente bruciata tutto. Io ero assicurato, mi hanno dato una buona parte, per carità, il 50%, però l'altro ho dovuto comunque tirarmi su le maniche, finanziamenti e quello che ne va dietro. E non è facile, credetemi, non è facile. Perché oggi purtroppo con più andiamo avanti, con più paletti davanti ti mettono, con più difficoltà ci sono. Però io mi ricordo quando economici vendeva ai giostrai quando arrivano le cambiali protestate. Ah. E che bello, me le ricordo ancora che andavo alla buca delle poste della lettere e trovavo pacchi di cambiali protestate. Adesso non lo puoi più fare, adesso ti vengono a prendere la casa, ti portano via quello che hai intestato, non è così semplice. Fermo Michele, quello sarebbe il meno, no? Ha detto una cosa importante Alberto, lui trovava le cambiali protestate, ma vuol dire che la giostra, quello là, ce l'aveva già, Alberto, gliel'avevi già data. Ed era il pagamento che ci avevano dato. Perfetto. Però, molte volte, sì, allora. Era questo, no, adesso il problema è inverso, non te la fai te la giostra. Johnny, fai che i nostri colleghi che facciano un esame di coscienza. Noi abbiamo delle famiglie e sappiamo bene i nomi che per lasciare andare in protesta una cambiale ci davano da fare, si toglievano il pane di bocca. Ma siamo ancora a quei livelli o se piove durante la fiera non te pago? Cioè, siamo messi ancora così. Bisogna fare... dire ci Michele, siamo fatti una siamo fama. Messi ancora così siamo e l'infiltrazione che c'è stata, quelli che hanno bruciato la giostra di Michele per prendere la sua piazza magari o per un dispettuccio eccetera, lo sappiamo che sono arrivati. Noi ci siamo usciti dal settore del giro proprio appena cominciavano quei fatti lì, diciamolo, se entrai sinti, no. Ah, dipende, non è detto chi è. Beh, senza fare nomi, perché... chi può essere non può essere, purtroppo oggi c'è un po' di tutto, ecco, dopo non è detto che a me ci hanno bruciato uno scooter, ma non sono stati loro, sicuro te lo garantisco, capisci Alberto, non è così la guerra delle piazze l'abbiamo creata noi e siamo stati, andavamo ad offrire ai comuni. Ecco, attenzione, dobbiamo metterci lì e farci anche un esame di coscienza. Se c'è certi plateatici per poter entrare e abbiamo snaturato i contatti, e lì come ci vuole un'organizzazione, ci vuole una serietà, un certo modo di comportarsi, gente che va al comune e dice questi sono i prezzi che possiamo accettare e noi portiamo fiere, portiamo divertimento, portiamo una cosa importante per il comune, facciamo girare i soldi, tutta l'economia che ci va dietro. Dobbiamo farci riconoscere, farci valere. Ecco, questo però, farci valere. Dall'altro lato dobbiamo anche comportarci in un certo modo. Quando lasciamo le piazze devono essere più pulite di quando siamo arrivati. Certo, beh, questo è poco ma sicuro, perché guai se non ci comportiamo bene, perché... è il primo specchietto che la gente guarda, hai sempre gli occhi puntati, perché io che monto in una piazza poi centrale con la giostra cavalli, anche solo mettere in moto il camion passa la persona anziana, ma mi fa fumo, mi dà fastidio, c'è gente che brontola anche per niente, però purtroppo bisogna cercare di dire sì, mi scusi, cercare sempre di accontentare, purtroppo è così, c'è niente da fare. Comunque la polizia è molto importante. Fermiamoci qua. Alberto, passaggio avanti. Hai detto che per riuscire a riaprire hai optato per una situazione, per un stratagemma, che era quello di far entrare della gente con un biglietto valido per un tot di tempo, hai detto. Esatto. Secondo te lo si potrebbe anche applicare a Luna Park in una qualche maniera diversa?
Allora, il 95% dei miei clienti a New York, quando noi spiegavamo il motivo perché lo facevamo, che prima era un parco che tu potevi entrare, addirittura non pagavi, e pagavi soltanto sulle attrazioni, essendo un parco municipale, il terreno è del municipio, noi non facevamo pagare l'ingresso. In inglese si dice pay as you go, cioè da seconda di che attrazione vai, se paghi l'attrazione. Esatto. Ecco, questo non lo sapevo. Però io ho sempre pensato che fosse un parco che tu pagavi l'ingresso, invece no, è un Luna Park grande. Lo spazio è libero, io pago un affitto alla città in base alle mie entrate, il 10% porto via con un minimo che devo pagare. E quindi non hanno ritenuto che non era giusto, perché era terreno della municipalità, dei cittadini, che pagassero per poter entrare. Quindi potevano entrare, però pagavano sulle attrazioni. Quindi per me, tutti quanti conta girelli, personale in più per controllare i biglietti, dei costi aggiuntivi. In questo periodo qua invece, visto che la municipalità mi diceva no Alberto, devi avere dentro il parco tot persone, abbiamo messo delle telecamere che contano le persone in entrata e in uscita, e quindi facevamo il saldo di quanta gente c'era. Però la mentalità degli americani, sono abituati a questo, se tu gliele spieghi loro lo accettano. Abbiamo avuto il 95% delle persone che non ha detto una parola, soltanto il 5% ha protestato, che hanno dovuto pagare, cambiare qualcosa. Perciò ripetiamo, Michele, l'hai capito lui cosa dice? A Luna Park. Vediamo se l'ho capito. Allora, fare questa cosa a Luna Park è un po'. Ma non è fare questa cosa a Luna Park. Il problema non è fare questa cosa a Luna Park. Il problema è fare questa cosa in Italia. Perché è la mentalità italiana che è diversa. Perché Alberto ha detto bene. Che in America, se gli spieghi, il 95% delle persone accettano, anzi volentieri. Ma fallo in un parco, in un Luna Park nostro, una cosa del genere, gli fai pagare, non so, l'ingresso, fai anche solo entrare senza pagare. Pagano sul biglietto con un numero contenuto dentro un recinto, dentro un parco. Ma una volta che uno è dentro, ci sono anche certi personaggi che dicono no, io sono qua, chi mi fa andare fuori? Cioè, no, in Italia non c'è questo concetto. Com'è Alberto, allora come fate voi farli uscire? Perché sono curioso io, cioè no, il fatto quindi, che tu dai il biglietto scadeva, che vale due ore, dato che noi con i computer sappiamo che giostre uno ha fatto, dove è stato, eccetera. E quindi se rientra dentro da qualche altra parte ed è scaduta l'ora, chi c'è lì individua la persona e gli dice caro, guarda che non hai più diritto di stare qui dentro. Scusa, no, fermati un attimo, Alberto. E se io voglio pagare per stare lì? Non posso stare lì. Torni fuori, rifai la fila e paghi. Tieni conto che il 70% della gente che viene al mio parco è gente che paga le cose online. Quindi io so quanta gente avrò quel giorno a quell'ora lì, e per essere sicuri le pagano online. Quindi un altro mondo. Io vengo alle 11, vengo alle 2 del pomeriggio. Ce la faremo, Michele? No, guarda, io sono stato due anni fa, un anno e mezzo fa a Coney Island a trovare Alberto, che purtroppo quel giorno non c'era. Ho conosciuto Alessandro. Il parco è un parco bellissimo, meraviglioso, in una locazione stupenda davanti al mare, è veramente meravigliosa. Poi come lo ha preparato Alberto, è che io sono andato anche in un periodo un po' freddo, ma comunque è veramente un parco veramente bellissimo. Però è impensabile che in un Luna Park si possa fare tutte queste cose tecnologiche come ha fatto lui in un parco. Adesso abbiamo un problema noi, è ancora quello dell'itinerarietà. Non solo, dopo abbiamo anche il problema che noi ogni attrazione è una ditta diversa, un pensiero diverso, un modo di ragionare diverso. Se a quella persona
quello che ha detto Michele, questo è il fattore più importante, che non riusciamo, ma è la mentalità nostra italiana, non siamo capaci di siamo fantasiosi, creativi, eccetera, e non siamo capaci di andare d'accordo con i nostri colleghi. Esatto. Se fosse così, e andiamo in comune e lasciamo uno che ci rappresenti, e il comune ha a che trattare con uno per i plateatici, per i servizi, per tutto, cambierebbero le cose, probabilmente. Certo, sì. Ma guarda che siamo qua a parlare, Alberto, adesso tu sei arrivato oggi e sei arrivato in questa puntata che è tante che ne facciamo. Stiamo tutti cercando di riunificarci e di farsi comprendere di più parlando tra di noi, per vedere se riusciamo a risolvere questo problema che secondo me è alla base per poterci rilanciare in quello che è veramente lo spettacolo viaggiante, per quello che gli compete, perché ci ricordiamo le fiumane di gente, no? Quando arrivavano nei parchi, noi le vediamo quasi più, qualche piazza ancora, qualche fiera di quelle rinomate, quel giorno lì, però la gente, come dici te, vuole essere sicura, vuole il posto che quando arriva c'è il posto della macchina, perciò, come dici te, la prevendita dei biglietti online, l'apertura, sono tutte cose che sono proprio al di fuori, secondo me, o mi sbaglio, Michele, dal mondo attuale. Ma guarda, non lo so quanto siano tanto al di fuori. Adesso sono al di fuori. Sì, sono al di fuori, però è una questione solo di organizzazione. Perché in Francia e in altri posti hanno organizzato già da tempo, giusto, delle liste di biglietti con un'unica cassa, dove dicono, bene, io questa spendo 30 euro, dentro ci sono 30 attrazioni, faccio per dire un nome, 25, quello che è, e compro questa lista, giusto? Ecco, un'idea sarebbe comprare l'ingresso, chi vuole entrare, compra la lista, che magari ce ne sono diverse liste, che magari quelle per i bambini, quelle per gli adulti, quelle per le famiglie, hai capito? Ecco, compra la lista, una volta terminata la lista, tempo 2 ore, e deve uscire, cioè però... E sono tutte cose da organizzare, ecco, non è una cosa semplice. Dopo, sai, le idee sono un po' tutti, ognuno ha la sua, insomma, ecco. Fabio Ferrero cosa dice qua? Il parco di Jesolo è l'esempio lampante delle 100 differenti visioni degli operatori che aprono lì. Però io non so la realtà di Jesolo, non capisco per quale motivo dice questo, se è bene o in male, non lo so. Quello che voglio dire io è perché io ho invitato Alberto Zamperla, Michele, perché... Spero e credo che ci sia la possibilità di cambiare. E questa però deve andare di pari passo, come dicevi te, con l'istruzione, con le tecnologie avanzate. Cioè dobbiamo metterci al passo di queste cose qua che invece, diciamo la verità, fino a ieri le ripudiavamo. Io ho le piste di ghiaccio d'inverno, che è già 2 o 3 anni che mi chiedono, ma non hai il POS? E io dico, vuoi anche il POS? Vai a prendere i tuoi soldi in banca e poi mi porti i soldi. Diciamo, sì, non più tardi di oggi, ho ascoltato un comunicato che si sta risvegliando questo sistema di pagamenti online in una maniera esponenziale. Sì. Siamo arrivati, credo, al 33% in Europa. E molto probabilmente si arriverà a volerlo proprio cancellare. Ma prima o poi arriveremo anche qua in Italia in un sistema del genere. Vuol dire perché, che è tutto lì, allora è lo Stato che ce lo sta imponendo, dunque, in un modo o nell'altro. È tutto lì, Alberto, perché secondo me quello che manca, quello che vedo io. Sono più cose, prima di tutto le attrazioni. Dobbiamo far divertire la gente, dobbiamo portare lì cose lo spettacolo, piazzano. Lo spettacolo viaggiante. Una volta nei parchi tradizionali, soprattutto quelli grossi, rimaneva uno spazio sempre per la novità, uno spazio dove si portava ogni anno una giostra nuova. E questa non so se c'è rimasta ancora, ecco, lo so ogni anno, anche perché in qualche parco sì. Sì, anche perché purtroppo c'è il problema che chi compra una giostra nuova, perché purtroppo l'economia negli ultimi anni è andata, come hai detto tu adesso Johnny, è andata sempre in giù, non in su. Calando, sì. Esatto, non si vedono più nei parchi quelle
quelle colonne di gente che bloccavano la città, purtroppo sì, qualche città, ecco, una delle città, diciamo, delle poche città che ancora si fa qualcosa, quando c'è il parco di Treviso, che è ancora un parco abbastanza importante, come insomma ce ne sono anche altri in tutta Italia, insomma, ecco. No, io invece volevo che Alberto ci desse una ricetta per dire, no ragazzi, si fa così, se volete che voi ripartite. La bacchetta magica. No, la bacchetta magica, però dire, no, aspetta, se io fossi qua in Italia farei questo, ecco. Primo discorso, immagine. Dobbiamo dare, ecco, un'immagine diversa. Io me lo scrivo, vedi, immagine. Bisogna curare l'immagine di come ci presentiamo, di come siamo. Esatto. Due, riparto ancora col discorso delle attrazioni, devono portare cose di novità, che siano spettacoli, che siano baracche d'entrata, cioè dobbiamo far la gente che resta stupita di quando viene al Luna Park. Quest'altro è l'altro elemento fondamentale. Vuoi che la gente ritorni? Ritorniamo a rimettere anche le esposizioni delle fiere e collegarsi alle questioni culturali della città, c'è la fiera di questo, di quest'altro, usarle quegli elementi lì, cioè tu dici ritorniamo alle origini, fondere le due cose. Allora vi faccio l'esempio, qua a Vicenza è rimasta la fiera di Grisignano, sì, ed ha un successo mostruoso, sì, l'uscita dell'autostrada bloccato, sì, ma sì. Andiamo a vedere quella fiera lì, è rimasta come quella di una volta, sì, collegata all'agricoltura, collegata agli elementi. Tutto la fiera insieme. Di Vicenza, la fiera degli Otto, che era una fiera importante, è snaturata, non ha più quegli elementi che interessava la gente di andare a vedere, eccetera. Quindi bisogna riflettere un attimino quali sono le fiere che vanno e perché vanno quelle fiere lì e quelle che non vanno, che cosa è che abbiamo cambiato nel tempo? Perché Vicenza, la Fiera degli Otto, era una fiera importante. Ah, certo. E l'abbiamo snaturata però. Guardiamo a vedere le attrazioni che ci sono. Scusate, naturalmente io sono un costruttore di giostre, cerco di tirare l'acqua dal mio mulino, no? E quindi... voglio un'attrazione di novità che attirino la gente, cioè ma perché nei parchi di divertimenti in ogni anno non si cambia un'attrazione e si fa la pubblicità? Quando io vado in giro a vendere le giostre cerco sempre di parlare con quelli del marketing e di capire com'è che potranno loro pubblicizzare l'attrazione per far venire più gente da distante. È la più lunga, la più veloce, la più alta, e tiriamo fuori delle storie, no? Dimmi una cosa, Alberto, fermiamoci qua. Tu nei parchi che fai? Le organizzi e fai anche la conduzione il primo anno, il secondo anno? Se il cliente me lo chiede, visto che ho il personale, che ho fatto il training a Coney Island, posso fare anche la startup. Assumiamo le persone per loro e gli organizziamo come funziona. Però che io ho una società che si chiama Team Park Project, perché se no, se lo chiedono a me, lo vogliono gratis. Ah. Ho una società con architetti all'interno, esperienza nei parchi, i quali dà il servizio, e facciamo finta che siano gente che non appartengono alla Zamperla, devono essere pagati. Allora, se tu devi gestire, adesso arriviamo proprio a stringere, perché poi dopo torniamo a essere quelli delle giostre, come diceva Michele, e noi abbiamo i nostri problemi primordiali che tu non hai più. Spero. Tu cosa faresti all'interno di un parco? Lo spettacolo a Coney Island c'è un certo orario? Io ci ho sempre avuto questa idea qua. No. Noi siamo andati calando perché non ci sono più le baracche d'improso. Di entrata, quelle che facevano gli spettacoli. Però io nei parchi che disegno, certo che c'è lo spettacolo. Oh, c'è un certo orario lo spettacolo, il figurante che viene vestito da Pippo, chiedo. No, e nei parchi che disegno, metto sempre, io considero sempre i tre elementi.
quanta della popolazione locale, quindi che ci sia musica, spettacolo per la popolazione e ristoranti di un certo livello che possono piacere per avere la musica, la gente locale dice la sera cosa faccio? Vado al parco di divertimenti che trovo, musica, trovo un buon ristorante, eccetera. Poi ci metto sempre un elemento affinché le scuole possano andarci. Racconto la storia, qualche elemento storico, qualche cosa che sia importante per avere un po' di cultura dentro il parco. Uh-huh. E quindi e così ho già messo due categorie di persone, i locali, le scuole e poi i turisti. Ecco. Cos'è? C'è una favola, c'è una storia di quel luogo. E quindi non prendo elementi che uno può andarseli vedere al museo, eccetera. Prendo elementi che ricostruisco. Ricostruisco una storia, ricostruisco qualche cosa. O pubblicizzo. Quella città lì è famosa perché fanno le ciliegie. O una cosa. E quindi bravo, facciamo la festa delle ciliegie. Cioè, trovo degli elementi che siano di quella città lì e l'aiuto a farne pubblicità. E far sì che la gente venga in occasione di quella fiera. Bello, ma ci vuole mica il genio. No, una volta le facevano così. Una volta erano sempre collegate alle sagre, le fiere, le mostre dei trattori, tutte queste cose. Una volta era molto di più. Beh, dopo ma Michele, la città di Vignola è nato il parco? Eravamo due giostre. È nato quando abbiamo cominciato a invitare quelli che facevano i raccoglitori di ciliegie. Di ciliegie, li abbiamo fatti mettere dentro al parco e offrivano le ciliegie gratis a tutti. Te puoi immaginarti cosa facevamo quella sera lì. Tutti quanti voi penso sarete andati all'Oktoberfest di Monaco. 8 milioni di visitatori. E se voi siete andati facendo il Brennero, quanti italiani ci vanno? Tanti. Tantissimi. E se tu vai lì attorno alla Theresienplatz, no, vedi un sacco di macchine di targhe italiane. Mm-hmm. Tanto sì. Che io ho avuto l'onore di essere fermato dalla polizia per speeding, per velocità, no? Sì. E dentro ti trovi un italiano della questura della polizia stradale di Bolzano, che sa anche il tedesco, e l'ho domandato che cosa fa lei qua. Ci hanno messo qui perché fermiamo tanti italiani. Credevo che ti domandavi i biglietti anche lui per andare su e giù. Vuol dire che non mi avevano considerato. È un classico. No, però quello che ti avevo chiesto io, Alberto, una cosa diversa. Cioè, tu la vedi, io la vedo così, tu la vedresti all'interno di un Luna Park anche la zona dove c'è proprio lo spettacolo. Cioè, io me la vedo così, un palco dove, non tutte le sere, oppure venerdì, sabato, domenica, dove c'è lo spettacolo, che possa essere il mago, il prestigiatore, il cantante, il ballerino o il cabarettista, non lo so, dico io, la vedrei come la risoluzione delle baracche d'entrata che non ci sono più, diciamoci la verità. Certo, il monitore, assolutamente, ed è importante perché devi riuscire ad avere elementi per attirare la gente. E quindi elementi che sono sempre di interesse attuale, cioè questo sia importante perché devono essere elementi che siano che la gente, soprattutto i giovani, li possa interessare. Se vuoi fare la serata con i giovani, hai capito? Oppure la domenica con le famiglie, ecco. Alla mattina fai lo spettacolo adatto alla famiglia. Esatto. Lo spettacolo dei burattini, i prestigiatori, eccetera. E di questo l'opinione pubblica cercare sempre di continuare a insistere, insomma, ecco, far pubblicità, perché come ha detto prima Alberto, la Coca-Cola fa pubblicità ancora adesso, sebbene che non ne avrebbe bisogno. Dunque anche un parco di divertimenti, soprattutto i parchi grossi, quando arrivano su una città non ci sono tante più pubblicità, uno lo dà per scontato che c'è, ma però bisogna pensare oggi che per scontato non c'è niente, perché oggi abbiamo il computer, il telefonino, abbiamo 100.000 cose che i giovani, le famiglie sono distratti tutti e ci passa via quei 15 giorni della fiera e basta, una volta finita e non vengono a Luna Park. Invece se hanno una pubblicità martellante, soprattutto quella
3-4 giorni prima e durante il parco, la gente sa che ci sei, insomma, è importantissimo. E poi è molto importante il passaparola. Se quando la gente viene al parco, si diverte alla fiera, vedrai che ne parlano e se lo ricorderanno anche l'anno successivo. E tu devi riprendere le immagini della gente che si diverte e l'anno prima, e quello che gli offri, le bracciole, ma ve le ricordate che si sentiva l'odore delle bracciole e dei folpi, delle castagne, e che c'erano anche le piste da ballo che c'erano. Ah sì sì, a Treviso, ecco, ma c'era, è questo pista. Alberto Michele, è questo che io sto dicendo. Allora, il parco, se deve funzionare, o è tradizionalmente attaccato a quello che è la cultura, come dice Alberto, del posto, perciò a Vignola le ciliegie, a là ci sono i folpetti, dalla parte di là ci sono le castagne, e può essere un leitmotiv, diciamo. Se non c'è, creare un qualche cosa per fare in maniera che uno si riconosca in quello che c'è in quel parco. Ti dico brevemente che cosa, da dove arrivo. Ultimamente io lavoravo anche con i centri commerciali, no? Chiedevano se gli trovavo i personaggi di Amici. E io dico, beh, che cosa vengono a fare qua? No, così, perché proviamo. Cioè, con un personaggio di Amici o un personaggio di quelli che adesso fanno i blogger, gli influencer. Senti, ma secondo me... No, aspetta. Qui a Modena ne sono arrivati due cantantini lì che hanno appena cominciato, li hanno portati al Grande Miglia. C'era la fila per vedere questi due ragazzini qua, che ci avevano avuto 7-18 anni, per farsi fare, o solo per vederlo. Il centro commerciale si è riempito all'inverosimile, tutti gli ordini di posti, con tutti i parcheggi che c'erano disponibili. Bisogna vedere. Ecco, è questo che voglio dire. Serve ancora questa cosa, Alberto? La fai tu in America o è soltanto una questione italiana? È una questione che va bene dappertutto. Tu, se tu fai spettacolo, se tu metti i cantanti, noi ogni volta organizziamo il karaoke. Anche, va su una cantante. E attira la gente. Sì, ce ne sono sempre tante cose da poter al fare. Al venerdì e al sabato. Sempre in maniera professionale, mi raccomando. Puoi fare, ci stanno ascoltando, no, Alberto? Non è che lasciamo lì libero il microfono con gli impianti e uno va su e va a cantare. No. Uno prepari prima, Certo, mi sembrerebbe una bella idea, ecco. Ed è un'idea, cioè utilizzi lo stesso pubblico, la stessa gente. Ah, mio zio è andato a cantare, mio nipote è andato a cantare, capisci? Che tu accontenti la famiglia, il gruppo di quella gente, che poi, se lo sanno, si preparano e vengono lì e si portano una clac di gente che applaude, che li sostiene quando cantano. E sono praticamente motivazione. Quelli che vengono a spendere dopo sulle giostre, tu vuoi dire. Esatto. perché è una cosa che non la improvvisi. E poi la continui, perché continuandola la gente sa che tu hai quell'evento e si preparano. E come ti ho detto, portano la clac, portano gli amici per farsi l'applauso, eccetera. Noi abbiamo fatto anche un concorso per... Ci sono tanta gente che ha la passione per la musica. E quindi abbiamo messo il nostro spazio a disposizione per complessi. Bello. Che suonano. Perciò è un dilettante allo sbaraglio, via. Ma però, intanto c'è una certa professionalità in genere di chi si presenta. No, voglio dire, allo sbaraglio nel senso che non sono dei noti, sono dei ragazzi giovani che vengono a provare. Però sono dei locali, sono del posto. E ti portano le loro compagnie, il loro numero di persone, poi, esatto. La parola si diffonde e si organizzano per farlo. Cioè, esatto. Uno che si trova un pubblico di qualche decina, centinaia di persone, è mica una robettina da niente, e possono nascere e crearsi del nome, e poi vengono scritturati dai nightclub, da questo, da quest'altro, no? È un modo per esporsi. Un'ultima cosa, perché dopo l'orario so già che tra un po' arriva Marco che ci dice di andare a letto. Raccontaci, Zampella, qual è stato il tuo parco, il tuo capolavoro
e dove invece hai avuto dei problemi seri per portarlo a termine, che mi hai raccontato un aneddoto, un episodio che per andare fuori dall'hotel avevi bisogno della scorta. Raccontami questi due. No, allora, la scorta l'ho avuta, ho bisogno a Coney Island, perché alcuni dei gestori che erano sul boardwalk, con nomi italiani, non avevano neanche il contatore dell'acqua e dell'elettricità. Secondo voi avevano il cash register, il registratore di cassa? Erano messi come siamo messi noi adesso. Michele, erano messi però come questi, siamo messi noi adesso. Insomma. Però questi avevano la licenza di vendere alcolici. E non so se lo sapete che in America per vendere gli alcolici devi passare un bello screening. Addirittura l'agente locale può obiettare che tu ti metti a vendere alcolici sul tuo posto. Quindi non è facile ottenere. Quindi se questi qui che si comportavano in questa maniera avevano la licenza degli alcolici, Bloomberg aveva capito che c'era qualche politico che li sosteneva. E quindi il cattivo ho dovuto farlo io. Ho dovuto fare io il cattivo, quindi lui non poteva mettere a repentaglio che ci fosse qualche politico che venisse attacciato di questo. Quindi il cattivo ho dovuto farlo io e pulire la faccenda. E quello è Coney Island. Ha riqualificato tutta la zona, perché era molto malfamata prima, quando quegli anni che era ferma, era diventata un Bronx, diciamo quasi, cioè era diventato un... Se vai sul mio sito troverai anche la lettera che ci ha dato il sindaco, i ringraziamenti per quello che abbiamo fatto a Coney Island. Invece quello più bello, il tuo fiore all'occhiello, che mi hai detto che hai fatto una cosa fantastica in Arabia, là dove? No, in Arabia abbiamo studiato, non so se lo sapete, che gli arabi, quando noi avevamo il Medioevo, loro avevano una Golden Age, un'area dove infatti hanno conquistato, arrivati dalla Spagna, la Sicilia, fino in Indonesia sono andati. L'astrolabio, la conoscenza delle stelle e i medici. Federico II, che è stato per me uno un grande uomo, lui ha fondato l'università a Napoli. I medici migliori erano gli arabi. Quindi in questo parco che ho disegnato per il Crown Prince, che adesso anche gli arabi vogliono spendere un po' più soldi a casa loro e non andare in giro per il mondo. Perciò dov'è questo parco? Nel parco è sulla parte nord-est del paese, al confine, vicino al confine con Giordania, e una parte su Israele. In cima, in alto. Kindia, credo che si chiama la località. Bene, invece del castello di Biancaneve, abbiamo fatto la casa della saggezza. Perché abbiamo scoperto nella storia che i fratelli Mussa, musulmani, avevano raccolto il sapere del tempo. Quindi poi abbiamo diviso le varie aree. Saprete che l'algebra l'hanno inventata gli arabi. Infatti, i numeri sono ancora i nostri, è vero, sono gli arabi. E quindi c'è un'area del parco che è dedicata all'algebra, un'altra che è dedicata alle irrigazioni, quindi ci sono tutte quante le macchine ad acqua, il fiume, i gommoni, eccetera. E poi c'è un'altra area dedicata all'astronomia, quindi tutte le giostre, apparecchi. Stare qua una settimana, Michele, a imparare da Alberto. Non so se basta. E usando la loro cultura, tu tematizzi il parco, e quindi il parco diventa un elemento che fa pubblicità alla loro cultura, a quello che hanno fatto loro, da pubblicità che non sono proprio come adesso li consideriamo, perché la religione dopo li ha fatti diventare il potere. Va bene. Lasciamo stare quella cosa lì della religione. Però tu dici, la conoscenza è importante, ecco. Però quindi avere un momento che anche questi qui, che adesso li consideriamo un po' ottusi, no? Che però erano, quando noi eravamo ottusi in Medioevo, loro erano più avanti di noi. Quindi enfatizzare le loro cose, la loro cultura, e farla vedere in giro. Hai capito, Marco? Allora, quando fai Pavia,
devi guardare cosa c'è a Pavia che fanno bene, cosa ci sono a Pavia. C'è il vino. C'è tante eccellenze anche a Pavia e nell'Oltrepò Pavese. Però volevo fare una domanda, Alberto. Nei nostri Luna Park danno molta importanza i nostri colleghi alla musica. A suonare forte. A volte anche fin troppo, perché suonano veramente molto forte. Invece, in un parco come quello di Coney Island, com'è gestita la musica? Abbiamo se vai a Disney, trovi una fila di fusione. Esatto, una musica che diffondiamo, che serve anche poi per i messaggi. E certo che se devi fare una musica che è adatta a tutti, devi fare della musica soft, della musica, non dico classica, ma quasi dei leitmotiv, no? Non puoi mettere sulle roba canzoni leggera, sì, sì, esatto, e va bene per adatta, le famiglie, che tutto, sia adatta insomma. a tutti. Non puoi fare troppo degli stili. E vedi, qui questa è una grossa differenza che a noi invece, come Michele sa benissimo e anche Johnny, la musica in mezzo a noi a volte disturba e tante volte per la musica abbiamo perso anche le piazze, è vero o no? Nel tempo. Ah, niente di più facile. Purtroppo creare certi eventi come un karaoke in piazza, un complessino del luogo che viene a suonare, cioè da noi diventa impossibile, proprio perché abbiamo la cultura che la musica, no, perché doveva passare la musica, capito? Un anno a Treviso, nelle fiere di Treviso, è stato installato un filo di fusione di tutti i mestieri. Certo. E è andata abbastanza bene, c'è chi si lamentava, chi non voleva, chi voleva suonare, però certo. Sono cose che comunque, se si vuole, con la tecnologia che abbiamo oggi, tutto si può fare. È una filo di fusione, uno dice bene, ma mi salva una piazza che dopo magari non ci mandano via proprio per la musica, è una salvaguardia un po' per tutti, quanti. Dopo, non era una polemica, è una realtà. No? Con questo, certo, è tutta questione sempre di non andare d'accordo tra di noi. Cioè, purtroppo siamo una grande famiglia, però non lo siamo. Però su quel punto siamo penalizzati proprio perché ognuno è a casa sua. Adesso siamo gli stessi intenti. Sì, siamo una grande famiglia che ognuno ha a casa sua. Purtroppo è così, è la verità. Ognuno senza togliere nessuno, niente di che. No, nessuno toglie niente, nessun diritto, niente. Però ognuno, dopo, perché quello davanti suona più forte, invece di dirgli fa un piacere abbassare, questo di fronte dice alzo di più così sentono più la mia. E là è il momento sbagliato che purtroppo andiamo a perdere certe piazze. Guarda Prato della Valle, che si montava alle giostre in Prato della Valle, da cui montavo anch'io la giostra, il treno fantasma, e io mi ricordo che c'è stato un anno che insomma era uno dei pochi ultimi anni, dicevano guardate che se suonate forte con la musica qua, su e giù, andate via, finché per colpa della musica siamo andati via. Che è cambiato. Ed è cambiato tutto. E non è l'unico posto, purtroppo. No, è capitato in parecchi posti. Sono esempi, no? Che poi dopo si ripetono. In altri posti. Non è che. Come noi, forse per certe cose, non siamo ancora pronti proprio noi. Ma magari nel tempo miglioreremo. Per certe cose, dagli americani c'è da imparare tanto. Certo, per certe cose. Perché purtroppo riducendo la mentalità che abbiamo noi, com'è? Riducendo però tutto a casa nostra, che è la mentalità dell'italiano. Sì, comunque, esatto. Come diceva Alberto, giustamente, loro però sono più pronti. Loro gli dici di fare una cosa e la fanno, magari l'accettano un po', però la fanno. Da noi ci vogliono degli anni. Ma perché noi abbiamo certe regole. Perché noi, secondo me, dalla nostra parte. Diciamo parlo in generale in Italia, abbiamo le porte aperte, qualsiasi cosa che fai non ti fanno niente alla fine, e allora uno dice ma chi devo rispettare le regole perché? Tanto non mi fanno niente, prova a farlo là. Posso dire una cosa? Intervieni Giampella perché dopo voglio dirti una cosa. Del New Jersey è piena di italiani però rispettano, non buttano per terra le carte. Io ho visto una scena qua a Vicenza, una signora tutta bella e elegante che ha preso la caramellina, l'ha rotolata la carta e l'ha buttata per aria per te. Dietro c'era un vigile che l'ha fermata. Bene, la gente attorno e si è messa a fare
come prova a farlo in America, te, ti mettono certo. Le manette addosso, ti mettono certo. Dai, però la verità anche volevo proprio ricordare che va in Costa Azzurra a Cannes, a Nizza, ok, là primo sulle giostre non reclama per il prezzo, anche se magari è più alto da noi. E poi si comportano come i francesi, si comportano bene. Da noi, se c'è da fare 2 metri per andare al bidone a buttare la carta, non si usa, si butta per terra. È però vero. Se lo fai in America e ti beccano, ti pigli $200 di multa e te li danno, te li fanno pagare. Una volta dopo non lo fai più. Allora Alberto, Marco, finiamo la puntata con questa cosa qua, perché certo. La differenza io la volevo fare emergere e ho capito stasera dov'è la differenza. La differenza, da quello che ho capito io, tra l'America, tra i parchi che fa Alberto e l'Italia, è proprio in questo, quello che stava dicendo Michele, che l'ha fatta affiorare. Cioè qua in Italia non c'è l'ordine, non c'è il rispetto. Mentre Alberto dice che in America ti mettono in galera per frode fiscale, ti mettono in galera come ha fatto Al Capone, l'hanno fatto morire, l'hanno fatto marcire dentro una galera, non perché ha ammazzato la gente, ma perché ha fatto frode fiscale. Allora io vedo sempre di più che emergono questi problemi, perché noi abbiamo ancora una possibilità di svincolare e di sgattaiolare di qua e di là, Michele, e che tanto non ti fanno niente, e questo ti fa capire e ti fa permettere di comportarti in una maniera che dici: ma sì, ma tanto non mi fanno niente. Ecco, ho notato questo, Alberto, che voi avete un ordine, ma è un ordine proprio dell'americano in se stesso, e quando tu sei là lo assimili e diventi come loro. Io vedo in America uno che gli dà un pezzo di carta per terra, non gli dico niente, invece l'americano glielo fa notare e gliela fa tirare su. Esatto. Me l'hanno detto questo. Dovete pensare un'altra cosa. In America sono arrivati italiani, francesi, spagnoli, di tutto. E quindi hanno dovuto organizzare e mettere adeguarsi perché sennò sarebbe stata una Babele, cioè ognuno certo. portava avanti. E poi se tu li vedi, quello di origine italiana, se quello di origine tedesca, anche il nero, eccetera, li distingui da come si vestono, eccetera, e capisci che è un americano. Bene o male, però sono riusciti a creare una nazionalità. Un amalgam, è vero. Perciò loro la bandiera vale, non toccargli la bandiera. Alla mattina nelle scuole c'è l'alza bandiera. Tutte le mattine. Hai capito, Michele? Polino, eccetera. C'è l'alza bandiera la mattina nelle scuole, come qua. Un'altra mentalità. E sono riusciti. Quello che ho detto prima, il cinese, il nero, eccetera, capisci che sono tutti americani. E sono riusciti, quelli che chiamano la melting pot, no? La zuppa che li hanno messi tutti assieme, no? Sono diventati tutti uguali. La melting pot. Noi invece qua abbiamo quelli che distribuiscono la droga davanti alle case, davanti alle scuole. E non gli fanno niente. L'America è stata creata nel 1776. L'Italia quando? Nel 1860? Capisci, siamo una nazione molto giovane, e prima eravamo divisi in 17 stati completamente diversi. Tu vai da Vicenza a Padova e trovi già un accento diverso, e trovi già una cucina diversa. Abbiamo una creatività, una differenza. Cioè, vorresti dire che noi non abbiamo ancora un'unità nazionale? Allora, Alberto, non l'abbiamo. Sono d'accordo con Alberto. Sì. Oh, senti, Walter, questa io non la sapevo, Ma io neanche, però sono d'accordo con Perché lo dici, Alberto? Perché? Ma te ne sei convinto? Ma ne sono convintissimo. Prova a andare il cacio cavallo, che lo mangi a Roma, o il saltimbocca. Guarda la cucina come cambia, ma già da Vicenza a Padova, da Vicenza a Verona. A Schio, che fa parte della provincia di Vicenza, c'è già un accento diverso. Io riesco a conoscere uno di Schio perché come parla l'italiano. E siamo con la cadenza. Vogliamo andare nel Friuli, che hanno una lingua completamente diversa. Bambino lo chiamano Frut. No, come si chiama il bambino? Frut. E buongiorno si dice Mandi.
Mandi, sì. Furlano. Mandi, quello che faceva così, Mandi. Furlano. No, Mandi, quello era l'inglese. Quello era l'inglese che facevano. No, dimmi una cosa, allora, Alberto, ci vorresti far capire. Abbassa un po' il telefonino perché tra un po' scompari, Scusa. Ci vorresti far capire che in America invece il linguaggio è universale? Sì. Ecco, questa mi sorprende. Cioè, tu vai nel Wisconsin, nello Utah, vai in Las Vegas, ci parlano tutti uguali. Di dialetti di un po' diversi. No, prima di tutto sono americani, tutti quanti sono americani. E per quanto riguarda il modo di parlare, ti do ragione, hai ragione tu, perché se vai in Texas, io ho ancora difficoltà a capirli i texani. Masticano. Invece se vai a quelli di Boston, che hanno l'accento irlandese, per esempio le chiavi dell'auto, cacchi, e ti mangiano le sillabe. Ho capito, ecco, allora no, non è che sono tutti americani, diciamo, dentro. Però se tu li vedi come sono vestiti, prova a guardare in giro, qua a Vicenza ne abbiamo parecchi, vedi che anche se sono neri, se sono cinesi, se sono di origine orientale o quello che è, però li capisci subito che sono americani da come si vestono, almeno io li identifico. Mm-hmm. E dopo che siano dell'Oregon, che siano della California, che siano di New York, del Texas, capisci che sono americani e loro si sentono americani, cioè la nazionalità loro la sentono molto di più di noi. Prova a parlare con un siciliano, un calabrese. Ho capito. Comunque siamo, è vero, perché il fatto che sono, quanti stati sono in America? 52? Di 54, perché 54 stati, e tutti su quel lato lì si sentono veramente uniti sotto un'unica bandiera e un unico governo, anche quello comunque che hanno leggi diverse da uno stato all'altro, da come ho capito. Però ma il governo centrale è uno. In alcuni stati c'è la pena di morte, cioè certo. Mica robettina da poco, no? La pena pienamente morte, d'accordo con loro, capisci? E vanno, quanto è la differenza tra uno stato e l'altro? È vero. Però sono tutti uniti sotto la bandiera americana e sono tutti patrioti su quel lato lì. Non è che si sentono più texani e meno americani o che. Beh, hai citato i texani, che sono già una razza diversa. I texani che vanno ancora in giro. Io sono andato a Brazio, che sono mai stato negli USA. Aspetta, i texani. I texani possono andare in giro con la pistola al fianco. Sì, in pubblico. È vero. Mentre nello stato di New York è proibito il porto d'armi. È vietato. C'è un controllo sulle armi molto più alto. Un'ultima cosa, Alberto, è lo spettacolo viaggiante, chiamiamolo così, esiste ancora? E com'è considerato? Allora, in America è organizzato in maniera diversa. C'è un proprietario che è lui che organizza le fiere e lui ha la maggior parte delle attrazioni e si spostano, fanno anche centinaia di miglia da una parte all'altra, e di solito è uno solo che ha il suo carnival, è ben diverso. Quindi, però anche loro hanno avuto il problema delle fiere, di offrire troppi soldi alle fiere, e adesso anche loro stanno soffrendo per i costi di trasporto, della benzina, del mobile, delle assicurazioni. Noi costruttori di giostre, mentre qualche anno fa il mio fatturato era 50 parchi, 50 giostrai, attualmente il mio fatturato è 90 parchi di divertimento, 10% i giostrai. L'ultima cosa, non faccio più macchine su rimorchio. Ho già capito. L'ultima cosa, sono in legge o sono in legge, nel senso, hanno dei diritti, hanno una legge come la nostra, questa 337 che si vede qua in alto, la vedi? O invece loro è ancora offerta, o è ancora chi arriva prima, o come strutturata? Nelle fiere, la per organizzare... No, mi stai riparando delle fiere? Come organizzano le fiere? Delle fiere, di tutto. Quando uno si sposta, va in una piazza perché c'è il diritto di montare lui? Esatto, sì. E c'è una legge... Magari...
ha offerto agli organizzatori della fiera più soldi di quello che aveva offerto quell'altro. Ah, allora non aveva il diritto, non ha il diritto. No, ma anche in America c'è quel problema lì che si stanno distruggendo, proprio fanno competizione l'uno con l'altro nell'offrire di più agli organizzatori delle fiere. Hai capito, Michele, che tu quando hai detto da una parte siamo avanti da loro, da un'altra parte qua sono indietro loro. Sì, no, ci sono che se sì, situazione veramente difficile che qua è immaginabile poter supportare una cosa del genere. Qui se non hai il diritto di avere il tuo posto con un regolamento, come siamo tutelati con la legge 337 del 68, guai, saremmo rovinati, perché non potremmo neanche fare il nostro lavoro di dover offrire dei soldi per poter chi ha più soldi o chi arriva prima. Guarda come faccio con la mano. Non lo so, perché Alberto ha detto una cosa prima, molto importante. Il fatto delle novità, il fatto di arrivare e di portare qualcosa di nuovo. A me chi me lo fa fare di portare qualcosa di nuovo che io ho il diritto di montare tutti gli anni anche se porto il mio scatapacchio vecchio? Ma allora è proprio là che secondo me bisognerebbe trovare una come si faceva qualche tempo fa, di riuscire a portare un'attrazione nuova. Non è facile, perché non ci sono le disponibilità. Chi ogni anno una ditta fa una giostra nuova, cioè non è così. Scusate un attimo, io faccio diverse piazze come qua a Vigevano, che qua c'è lo spazio per la novità e anche uno spazio per il ripescaggio. Purtroppo sì. Negli ultimi anni sono quasi tutti ripescaggi, perché la novità, esatto, vera e propria, certo, non c'è più. Come diceva anche Alberto, invece anni fa ogni anno ci si ammazzava per portare, esatto, la novità, c'era due o tre, esatto, richieste e poi dopo, esatto, ogni anno se quest'anno questa, per novembre dopo, ma... noi usciamo con 5 attrazioni nuove. Eccola là, pubblicità Zamperla. No, avete parlato delle attrazioni nuove, sembra che non ci siano più. Perché... No, ma noi che non abbiamo più le disponibilità, purtroppo, questo è vero. No, io ho capito cosa ho voluto dire Alberto e forse voi non avete capito cosa ho voluto dire io. Che se ci interessa qualche attrazione sappiamo come darla. No, il fatto Alberto, forse tu mi capisci più di loro, perché io sono quello che mi prendono un po' strano quando parlo. Fanno fatica perché sto dicendo una cosa che la vogliono mica capire. Il fatto di avere la legge che ti tutela e tu c'hai il diritto di montare comunque va contrario a quello che offre di più, perché sa che ha fatto degli investimenti e c'ha delle attrazioni nuove che sa che può incassare di più, e nello stesso momento prende dentro chi vuole lui e ne prende dentro meno. Mentre col fatto del diritto sappiamo benissimo che non cambierà mai il sistema di quella parco e di quella piazza. Ecco che secondo me si impoverisce l'attrazione e ne incassi sempre meno, farei sempre più fatica ad acquistare un'attrazione nuova. Non so se hai capito il collegamento. L'hai spiegata bene. Io ho capito quello che dici, bene, però e non sono proprio d'accordo. La piazza si diventa monotona e perde quell'interesse per i visitatori. Hai capito, Michele, che non è detto che sia così bello avere questa legge, è bello per noi, lo so, però ma dall'altra parte vedono sempre le stesse cose, con i tempi che corrono qua in Italia oggi con i tempi qua, meno male che c'è questa legge qua, perché purtroppo non c'è gente in mezzo. Dice Alberto, che... fortunatamente c'è questa legge adesso, perché proprio adesso saremo a terra, soprattutto in questo momento qua. Questo intendo. Però noi stavamo parlando, è logico che, come buoni. Dici te, Johnny, come dici te, se ci fosse qualcuno che ogni anno investe, sì, porta una novità nuova, guadagna, perché guadagna di più, però ha la certezza di montare la propria attrazione, sa che in un anno se la paga, l'anno dopo, hai capito? Però adesso sono Alberto, rischi che oggi sono tuo cugino ci è arrivato a capirlo. Sì. Perché se io faccio il mestiere nuovo e poi non mi date il posto perché mi avete mangiato anche il posto della novità, è chi si mette a fare il mestiere nuovo? Esatto. Ecco dove è il problema. Chi ti dà la garanzia di poter installare la tua attrazione? Ti rispondono, purtroppo il posto della novità non c'è. Tu sei fuori con cosa? Cosa fai? Non è facile. Oppure adesso, ultimamente, Alberto, non so se mi potresti dare ragione, non è che arrivano delle novità che sono talmente diverse da quella che c'era prima, sono rivisitazioni di movimenti
vecchi rimessi a nuovo, diciamo la verità. Perciò io vedo nell'extreme, il pendolo chiamiamo, no, secondo me è un barcone che ci ha fatto gli attacchi per le persone che si vedono le gambe quando girano. Poi dopo, il movimento è quello, che cos'è? Poi dopo invece c'è il barcone, c'è il pendolo, poi c'è il pendolo che fa il giro. Diciamo, ci sono delle piazze. Ci sono delle piazze che quello del barcone non vuole che arriva il pendolo. Dove quello del pendolo non vuole che arriva il pendolo che fa il giro. Allora io mi dico, come fa ad andare avanti questo sistema? Come facciamo noi a creare attrazione? Ma se non sostituiamo il vecchio col nuovo. In America, se hanno un unico titolare con tutte le attrazioni, può permettersi di cambiare e fare. Però c'è anche si creano una fiera delle famiglie, dove ma non tu, è facile. Sai, Michele, c'è una fiera dove puoi andare a vedere le attrazioni. Nella mia azienda venivano da me soltanto quando facevo i pugnometri. E dopo non ho più visto nessuno che neanche si interessa che cosa avete fatto di nuovo, che attrazioni avete. Mm-hmm. Io ne ho comprato un qualcheduno da te, Alberto, non me l'hai venduto te, però... Anch'io sono stato suo cliente. Uno dei tuoi venditori. Io avevo anche il missile di Zamperla, quello su rimorchio. Allora, il pezzo forte della Zamperla era il toro, ce l'aveva solo lui. Se venite in Zamperla, noi l'abbiamo messo in sala mostre e abbiamo scritto la storia da dove siamo partiti, anche perché i miei dipendenti si devono ricordarsi da dove siamo partiti, da che cosa abbiamo fatto all'inizio. Adesso facciamo attrazioni per la Disney che costano milioni, una giostra. No. Hai capito, Marco? Però prendiamo due adesso. Dobbiamo ricordarci da dove si parte, tenere i piedi per terra e avere il buon senso, che è una doccia che sta sparendo. Esatto. Bene, ragazzi. Belle parole. Sei stato un grande, Alberto, un gran personaggio. Uno è come sempre. Mi è piaciuto tanto. Ciao. Ciao, Alberto. Ciao. A presto, vero Covati. Buonasera a tutti. Come? Ciao. Dobbiamo riorganizzare la cena quando... Sì, la cena Zamperla, come ti avevo detto, ci siamo sentiti... Sì. Eccola là. Invitate anche noi di Radio 37, però . È una cena che abbiamo iniziato. Michele, promessa, invitiamo anche loro e vi faccio vedere, venite un attimino prima e vi faccio visitare l'azienda. Va bene. Marco, parola non torna indietro, Alberto. No. Vediamo, Walter, scrivilo. Prendete Michele, come c'è Michele è lui che organizza e che chiama la gente. Ok, se avete bisogno chiamate me, se avete bisogno. Senti, ascolta, posso chiedere una cosa, Michele? Dimmi. Qual è il vino che usate nella vostra festa? Quello buono. Allora, quello buono che è importante. E vuoi che usiamo quello cattivo? No, scusa. L'aperitivo lo facciamo con il prosecco. Cosa sai, Valdobbiadene te? Io sono nato a Pieve di Soligo. Scusa se poco, è attaccato. Marco, Walter, prepariamoci. Certo, va bene. Andiamo a trovare Zamperla. Sarà un piacere. Alberto, ci sentiamo prima che torni a New York, ti chiamo. Ok, torno per il Memorial Day weekend, che è l'ultimo weekend qua di maggio. Ok. Il 19 andrò via. Ok, perfetto. Va bene, ce lo scriviamo. Un salutone a tutti. Grazie, Alberto, buon lavoro. Buona stagione. Grazie. È un buon lavoro a tutti i colleghi degli spettacoli viaggianti. Speriamo che ripartire. Speriamo che ripartire. Ne abbiamo veramente bisogno. Che posso aprire. Ma sapete che sono con voi, perché anch'io devo aprire il mio parco a Ficcio. Certo. Certo. Quando sei a Bologna, chiamami che ti vengo a trovare, Alberto. Ok. D'accordo. Un piacere. Grazie della serata a tutti. Buonasera. Grazie. Sentire anche Michele da parte tua essere stato con noi fino adesso. Grazie, ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao Michele. Oggi è una bella serata, Capperi, ne abbiamo sentite di belle cose. Ma che personaggio è? È un gran personaggio, sì. È un imprenditore, soprattutto, con delle idee da giostraio. Però da giostraio in gamba.
cazzo. Ma quella del cinema che portava in giro il cinema. Una famiglia veramente storica dello spettacolo viaggiante. Certo, no, ma il cinema, come fai a pensare di portare in giro il cinema? Scusa. Ma vedi che quegli anni là è stato così, l'intraprendenza anche. E difatti l'intraprendenza penso che nella sua famiglia abbia pagato abbastanza bene per arrivare a quei livelli. Sì. Va bene. Abbiamo fatto anche il nostro Alberto Zamperla. Abbiamo avuto un problemino quando abbiamo iniziato, però siamo arrivati a mezzanotte, è stata una bella puntata. Tra poche ore la potete rivedere su YouTube, questa puntata. Dunque io saluterei tutti e niente, ci vediamo. Fai sapere quando facciamo la puntata con certo, noi rimaniamo in contatto. Adesso io domani sento loro quando la vogliono fare, disponibili. Se domani o lunedì quando sono disponibili noi ci siamo e raccontiamo con filmati e dai partecipanti questa grande manifestazione che è stata fatta questa mattina in modo proprio sulle strade d'Italia. Bravissimi. Io poi, Johnny, ti giro la mia mail, che gliela giri ad Alberto, che ci scambiamo quella relazione della psicologa americana, se ce la può fare avere veramente, ecco, me ne ero dimenticato. Una cosa molto importante. Quella ci importante. Tengo, dopo te la giro su WhatsApp la mia mail, se riesci a farla. Cos'è, poi ce la condividiamo tra di noi. Ok. D'accordo, ragazzi, buonanotte. Ciao Johnny, buonanotte. Ciao. Alla prossima. La mia radio suona il rock e non teme concorrenza, perché fa tante cose e per noi è un'esigenza, è un rock bambino. Fa stare vicino una radio che sperà e tu non puoi stare senza, e quando sarà tutto passato ci riprenderemo tutti, sicuramente un po' ciaccati, anche feriti ma non distrutti. E la mia radio suona rock per chi non ha riaperto ancora, e per colpa di sto virus è già un anno che non lavora. E ascolta, la mia radio suona il rock e cambia faccia all'occorrenza, per noi darvi le notizie è diventato un'esigenza. È un rock bambino che ci fa stare vicino, perché il parco non è morto, ha soltanto il piatto corto, e vedrete in anteprima quello che possiamo fare, ci vedrete andare nei comuni a protestare, ci vedrete andare a Roma a protestare in piazza, perché poi alla fine noi siamo tutta una razza, ed abbatteremo i muri con la nostra forza, e grideremo forte che la nostra anima non è morta. E ascoltateci, dai ancora, e ascoltate. Radio Folk Rock.